Perfetto, siamo in live. Salutate. Ciao amici. Ciao a tutti. Ciao. Allora, io inizio a creare la partita. Sì, ma mi invito. Ciurma aperta. No, ho fatto ciurma aperta, sono un coglione. Aspetta, torno indietro. Salutiamo un amico a casa che ci segue. Ciao Max. Oh, Max. È lì fermo da mezz'ora, andava sul pontile, non si Ah, muove. ok. Vedi, per voi dell'Xbox è più comodo. Io devo cliccate invita tutto il gruppo e invita tranquillamente. Infatti Esatto. io revisori non ce l'ho. Ma se vuoi Scusa. io entro da solo. Ecco qua, il nostro amico a casa è tornato. Eccolo qua. Eccolo qua, scusa, mi aveva suonato il mio vicino di casa. Ah, ma tranquillo, ti Ma guarda prendevo solo un caso. po' per il culo. Sì. Orca? Non ho capito, scusa, non ho capito, cosa hai detto? No, ti stavo prendendo per il culo perché lì fermo da mezz'ora, dicevo salutiamo il nostro amico a casa. Ah, perché è in live, Raffaele. Dicevo Orca, io non ce l'ho tra gli amici. Ah, aspetta un attimo che ti aggiungo, finisco di pescare questo e arrivo. Proviamo st'arena. Andiamo a prendere le botte. O a darle, insomma, poi vediamo. A darle. Come sei miscredente, Max. No, scherzo. Sono anche vestito da pappagallo. I Anch'io. cannoni del pappagallo sono molto belli. Sì. A me del pappagallo mancano solo i guanti, credo, e basta. I guanti sono belli. Ti Sì, c'hanno quelle è arrivato unghiette l'invito, strane, vero? però. Parli con me, Max. No, credo Con stia Andrea. parlando con... Esatto. Ah? Cosa stavi dicendo, Max? Ti Ti è arrivato è l'invito? arrivato l'invito? No, ma faccio partecipa al gioco, aspetta. Eh no, invitami. No, invitami. Bisogna essere sempre aggiunti. Aggiunto Come amico Raffaele. sì. Aspetta che aggiungi amico. Perfetto. No, Ok, adesso praticamente. arrivo. Invito tutti. Ah, ok. Aspetta che do una Se sistemata vuoi ti rinvito all'interno a della Orca. nebbia. No, mi sto unendo alla partita Ah, di Max ok. lì, che mi aveva Tu sei da PC o sentito. da Xbox? Lui è con me. Xbox. Ah, Xbox? Ok. Tutti Xboxari. Sei l'unico da PC, sei tu, Max. Sì, tutti i boxari, ma che Raff. E niente, quindi tu sei la punta di diamante della ciurma, in Certo. sostanza. Picchiatore. Ok, puoi far partire. Vamonos. Si va. Si va. Oh, la mia mezz'oretta di caricamento. Io esattamente come in questi giorni, ogni tanto mi muto perché devo tossire, ragazzi. Cioè, purtroppo, se riesco, mi muto in tempo. Mi muto e tossisco. Io mi muto perché devo bestemmiare, quindi ognuno fa le sue, insomma. Ah, amore, ciao. Hai Aspetta, lo fatto? diciamo ad Orca. Lui sta parlando anche con altre persone, perché a volte sembra che si rivolga a noi con epiteti tipo amore, tesoro. No, non sta parlando con No, noi, sta no, parlando con la sua ragazzi. ragazza. Parlo con la mia ragazza. Appunto, stavo Esatto. pensando male, ho detto. No, esatto, mettiamo subito in chiaro questa cosa. Lui ha altre chat aperte. Ok. È che mentre sto su Xbox di solito. Vabbè, diciamo che di base quando accendo il computer avvio Discord.
Quindi c'è se... c'ho sto sempre su Discord praticamente. Ah. Toppete, tutto a posto, amore. Vedete, noi stiamo provando l'arena. E siamo già in 4 purtroppo. No, vabbè, ma tanto non mi va l'arena. Volevo fare la storia. Non ti va l'arena? No. Va bene. Se voi di sopra stanno giocando ad Overwatch, eh? No? Non ti va. Perfetto. Nemmeno quello. Se no c'è tua sorella che gioca a The Sims. C'è mia sorella che gioca a The Sims, sì. Come fa a sapere che sta giocando a The Sims mia sorella? Ce lo fa gli amici. Ah, vero? Ah, vero. Sì, penso che mi abbia aggiunto lei, l'ho aggiunto anch'io ai tempi. Comunque sono salita sopra. Sei dentro. Ciao. Siamo in live comunque. E sono sceso. Cioè io sono in live almeno. Beato te. Io sono ancora in caricamento. Io sono nella sala di reclutamento qua e vedo tutti i scheletri che si stanno caricando. Io vedo altri giocatori. Sì, sono quelli con cui andiamo a competere. Guardatevi bene. Max è appena entrato. Vedi che sono proprio io che vado lento allora. Io sono di giù nel mercato. Il mercato, vediamo dove sta. Oh, eccomi qua. È il tizio che vende gli abiti in questo momento, per esempio. Eccolo qua, Raffaele. Sì, così cerco di comprare le ultime cose che mi mancano del... Esatto, del pappagallo, eccole qua. Ieri sera quel problema non me l'ha dato più poi. Cioè, almeno non si è ripetuto ancora. Torre vagante che si sta ubriacando. Poi cosa abbiamo? Questo che cazzo? Bello però. Trasportatore d'oro. È la tua prima partita in arena, no? Orca? È la prima volta nell'arena. Cazzo! Sì, però orca picchia, è lo stesso. Vabbè, è una sorta di quello che già succede normalmente all'interno dell'avventura. Con l'unica variante. No, in realtà no, dovrebbe essere su scala più vasta. Perché lo devi fare, no, devi fare quello sempre. Cioè, solo quello. E si parte di già. Partiamo, no? L'abbiamo startato? Sì, così, proprio pronti via. Cioè, schermo nero, caricamento, via. Sì, sì. Adesso praticamente abbiamo una mappa o due mappe. No, in realtà dipende. Può succedere che ce ne siano anche più di una o soltanto una. Dipende da come vuoi iniziare il gioco, è randomico. Per esempio stamattina mi ha fatto iniziare con un'isola al centro e tutte le navi intorno. E noi dovevamo andare sull'isola al centro. Quindi penso un po' alle mazzate che ci siamo tirati. Niente palle maledette, niente esplosivi, se ricordo bene. Esatto. E tutte cannonate, possiamo disalberare gli alberi. Okay. C'è tutto tranne appunto le maledette e gli esplosivi. E la nave è ovviamente già rifornita. Quindi, allora, è Wanderer's Refuge, ragazzi. Ed è davanti a noi, ragazzi, non ho parole, è tutto davanti a noi. Siamo verso nord-ovest, dobbiamo andare. No, scusami, sud-ovest. Nord-ovest. Sud-ovest. Sud-ovest e siamo già tutti qua. Cioè, ce l'abbiamo tutti di fianco, gli avversari. Perché siamo rosa, dai? Lascia aperto. Regala. Rifornitevi, ragazzi, palle di cannone, tutto. Assi. Ok. Dov'è che dobbiamo andare? Sud-ovest, Wanderer's Refuge. Appena preso quella cesta, appena trovata, ci verranno fornite altre mappe. Altre mappe? Ok. Sì, te ne vengono fornite fino a quando non finisce il gioco, ovviamente. E se le ceste le trovi, guadagni dei punti. Se le vendi, ne guadagni degli altri. Se ammazzi un nemico, guadagni punti. Se attacchi una nave colpendola con...
se viene affondato perdi 1000. Capito. Se colpisci una nave con una palla di cannone guadagni 25 punti, se non erro. E lo stesso succede se ammazzi anche un avversario. Comunque è successa una cosa strana. Cosa è successo? La Madonna. Ieri. Sì. Ho lasciato il PC a fare l'aggiornamento della scheda. Beh, sono tutti i nostri rivali, sì, ragazzi. Ascolta, posso buttarmi su quel galeone? Secondo me sono assurdo. Sono spento. Ho ancora le bere chiuse. Quindi più giustamente il caffè. Ne abbiamo uno qua a sinistra che ci sta raggiungendo. Quindi? Io ho staccato la spina, però. Ah. Bene. Cioè, io ho staccato la ciabatta perché oggi ero fuori. Quindi? E lui non si era spento. Cioè, fatemi capire, ci sono dei galeoni che possono startare anche con meno di 4 giocatori? No, non so, sì. Li vedo, la fermo, per quello volevo darmi a vedere. Vabbè, in realtà è anche un po' tattica, credo io. Credo possono anche evitare i fight, evitare il confronto fino a quasi all'ultimo, insomma. Comunque abbiamo questi qua a fianco sinistra, occhio. Sì, li vedo. Carico i cannoni intanto. Sì, state attenti. Ah sì. Facciamo un po' di pubblicità. E ascolta, ma se uno viene accoppato... Perché? Mentre muori... Lootbox su Telegram è bellissimo. Vabbè. Sei un cadavere sul ponte per tipo, fai conti 20 secondi, poi ritorni proprio sulla tua nave, a meno che non sia affondata, che quindi... Iniziano a spararci, ma non ci prenderanno mai. Ci stanno sparando i tipi, Se sparano così non ci prenderanno mai. Al fuoco. No, li abbiamo presi. Esatto. Con una sì, ottimo, vai. Sì. Presi? Presa anche noi, purtroppo stiamo uscendo dalla... Dove, chi è il timoniere? Per adesso mi sto trovando io. A costa dove? A costa verso di loro, perché sennò rischiamo di essere beccati. No, amore, non l'abbiamo ancora fatto. Stiamo facendo direttamente arena. Abbiamo davanti la nave di dove dobbiamo consegnare dopo i forzieri. Occhio che se non la prendiamo, Cosa hai detto, amore? Occhio, no. Raffa, occhio. Sono più veloci di noi, Paolo, non ho parole. Non so perché. No, occhio nel senso, perché sono sopravvento. No, non girare tutto a destra, non girare tutto a destra, c'è il venditore a destra. Abbiamo già 400 punti, occhio che si buttano. Più che si possono buttare. C'è anche la tempesta, stai. Quando eri rifiuti, quando eri immersa nella tempesta. Attenzione alle scalette. Max, ci sei? Non ti sento più. Sì, tranquillo, sto guardando le scalette. Abbiamo una nave anche dietro, Sì, la vedo. Bravo, così tieni aperta un po'. Che attenti che stanno accostando verso l'isola loro. Credo che uno di loro scenderà per prendere la cassa. Nel frattempo mi notificano dalla chat della live che lootbot su Telegram è bellissimo. Io ve lo faccio sapere. Se usate Telegram, informatevi. Se non lo usate. Mettitelo sulla vela in mezzo. Ma cerchiamo di non andare proprio dentro. Se uno si... Io mi sto sparando sull'isola, ragazzi. Ok, perfetto. Ok, tu stai guidando. Abbiamo un'altra nave qui a destra, perfetto. Sì, la vedo. Uno è sceso sull'isola, ragazzi. Lo inseguo. Ok. Dai, noto che siamo a portate di cannoni, Fornisco munizioni. Magari tirami giù tutte le vele che faccio il giro dell'isola. L'ho ammazzato, ragazzi. Sì. Alla grande. Vai. Aspetta, ci stanno sparando. Sparano. Ok, sfondiamoli. Dio, che male. Porca troia. Max è morto. Bravissimo.
Devo andare a scantare, aspetta, 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 Galat. Io sto sparando. Ci stanno arrivando Ci stiamo schiantando, Galad. C'è la tempesta che hanno. Loro hanno tirato l'ancora. È tutto ok? No, No, dobbiamo andare sotto a riparare, basta. No, ce li abbiamo qua, loro hanno tirato l'ancora. Devi andare via da qua, ok. Non ti fermare. Ok. Forse uno è sopra. Su. Ragazzi, mi hanno ammazzato. Mi hanno ammazzato. Anche niente, a me mi ha accoppato. Stiamo affondando. Mi butto da loro. No. Siamo affondati? Sì, non c'era niente da fare. Cazzo. Mi avete perso 1000. Sto salendo da loro. Cosa mi rompo? Andata. Potevamo tirarla ancora prima, cazzo. Comunque non hanno ancora trovato. Non hanno ancora trovato l'ancora. L'ancora, minchia. Ancora la chest sul su Wanderers. Sono tre spettatori. Oh, figa, ne prendessi uno. Avete ammazzato qualcuno? Cazzo stiamo. È un altro uccidato, ragazzi. Uno l'ho ammazzato però. Vabbè, però non vedo un cazzo. Che palle. Anche sta tempesta del cazzo, figa. Sì, c'è buio, tempesta. Non si vedono niente. Ah, siamo qui proprio. A nord-ovest c'è l'isola. Hanno trovato la cassa. Ma smetti di spammarti su Telegram. Che mi fai arrivare le notifiche. L'altra isola è Shark. Cazzo è queste qua. Sting Rose, mi sa. Ok. Ok, parti a nord-est. Devo avvisare i miei followers, no? E attenti che sì, ci stiamo per schiantare. No, cerchiamo di... Allora ragazzi, due sono le cose. O andiamo ad attaccare, andiamo a cercare di attaccare Briga. Ce li abbiamo davanti, abbiamo... Oppure andiamo a Twin Groves. Loro stanno andando... No, ma ragazzi, rinunciamoci, andiamo a Twin Groves. Non vale la pena per una sola cassa. Okay. Inizi a andare destra, sinistra, perché la... Vai dritto così. Sì, dritto così. Cioè, facciamo la barca verde in questo modo. Sì, infatti la barca verde sta andando a Twin Groves. Dobbiamo affondarla. Ok, la vedo. Perché stai sparando alla gialla? Io, ma ho sbagliato il colpo. La barca verde è davanti a noi. C'è sempre qualcuno in anticipo. Maledetto sto gioco, maledetto. È a tiro o no? No, non è a tiro ancora. No, non è a tiro, minchia se non è a tiro. Ragazzi, sistemate solo le vele. Forse riusciamo a prendere un po' di velocità in più. Un po' a sinistra. Perché non vedo un cazzo tra riflesso, buio. No, aspetta, è migliorata un po' il vento, minchia. Vai, così, tutto a sinistra così. Vengono ragazzi, però sinistra. Non vedo l'isola però, Cioè non vedo un cazzo. È qua davanti l'isola. Devi andare ancora. Ancora. Come ancora? Sì. La rialziamo subito, dai. Sì, qui lì. Ci siamo attaccati dentro. Vado giù. Dare sotto a riparare subito. Dai. Io tiro su le vele. Io sto smasciando l'acqua, Max. Abbiamo i verdi che ci stanno arrivando contro. O i gialli, non capisco. Sono verdi. Sì, stanno a portata di cannoni. Raga, io scendo. Adesso ci lascio che ve la vedete voi. Ecco che ci stanno già sparando, perfetto. Io sterzo tutto di qua perché... Bello, un salito Raffaele. Allora, uno subito l'ho trovato.
Chi è che è morto? Lui o noi? Io. Ah, è capito, dillo. È un tipo ancora... C'è un tipo sulla nave? Ok, bella. Andato, andato. Andato. Okay. Dove sono loro? È riparare, dietro, è riparare, orca. Ok. No, vabbè, aspetta, vado io, vado io, vado io. Niente, stiamo affondando, dammi una mano. Come, state affondandosi sì, già? No, no, sì, aspetta. Se loro sono in quattro. Aspetta, aspetta, non stiamo affondando, dai. Vado giù io, se trovo la falla. Tu sgotta. Sì, io sì, sto, ho nascosto le casse, ragazzi. Ci sono. Ci sei, Max? Ok, ti tira via tutta l'acqua. Ho nascosto tutte le casse, ragazzi. No, 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 Max, veloce, 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 Max. Sto tappando. Stiamo affondando, eh. Dovrei aver tappato. Bella, bella, Raffaella, adesso arriviamo a pigliarti, se ce la facciamo. Spero che ce la facciate. Stiamo andando fuori zona, per giocare. Ok, abbiamo tappato tutte le falle. Buco, c'è ancora un buchetto. Anche la tempesta rompe i coglioni. Non capisco un cazzo, non vedo nulla con questo buio di merda. Cioè abbiamo un galeone dietro prima che ci sta inseguendo. Sì, sì. Cerco di tornare sull'isola, sulla nave, dai. Sì, dai, così. Se volete mi butto e tiro l'ancora. Guarda, no, dove cazzo è la sirena. Aspetta che sono a portata di cannoni. Aspetta, fai un 360 perché non lo so. E questi cazzo di verdi hanno solo 80 punti. Che cazzo venite a rompere le scatole, dai. Cazzo. Ma tu sei ancora tu in grosso, Raffaele? Sì, sì, sto tornando. Ho lasciato i forzieri nascosti dietro una frasca e sto arrivando. Eccomi. Com'è la situa qui? È abbastanza... Allora, c'è il galeone che ci sta... Cazzo, sta succedendo qua? Ragazzi, stiamo affondando. Ragazzi, come stiamo affondando? C'è un buco sotto. Evidentemente c'è un buco sotto. Eccolo là, si è aperta una falla con la tempesta. Due falle, datti una mano a spostare. Ok, tra. Ci sono. No, non buttate l'acqua dentro. Me l'avete buttata in faccia. Ok, tutto a posto. Però loro sono andati su Twin Grove, si stanno prendendo le mie casse, ragazzi. Raga, ok, io sto andando solo... Ok, adesso vi assalto dal lato sinistro. Troppo veloci siamo, porca vacca. Abbiamo un'altra nave dietro, raga, a giocare. Lascia stare, certo. Apri a destra, usiamo i cannoni. A sinistra, vai, vai, Gala, da sinistra, cannoni di sinistra. C'è uno sopra, Gioccane, c'è uno sopra, lo dico. Che cazzo è? C'è uno sulla nostra nave? Preso. Un altro giù. Io sto difendendo le falle giù. Ce n'è uno giù. È ammazzato giù. Io. Bravo, no, lì, dai. Cazzo è, tipo. Raga, abbiamo su l'ancora però, Galatia. Sì, lo so, però siamo tiro, sto sparando. E abbiamo un altro galeone dietro, Galatia. Morto. Sono affondati. Anche noi, fra poco. Ah, a posto, io sono morto però. Anch'io. Sono sotto a riparare, Gaio, L'ho fatto secco quello che era su da noi. Il problema allora è che se ne andiamo via. Uno mi ha fatto secco, ragazzi. L'ho ammazzato io, veloce. L'ho proprio violento. Era un leggendario? Con l'abito completo del fantasma? No, era un altro. Che cazzo sta succedendo qua con i bug? Dio merda, sono morto. Io sono qua, in nave. Sì, però non è vero. Ce n'è qua. Non muoio così. Dietro. Ancora? Sono due sulla nostra nave. Ce n'è uno sotto, occhio. C'è un ladro leggendario. Occhio. Sono due. Trasportatore d'oro e ladro leggendario. Eccolo là. Cazzo, mi hanno ammazzato, ragazzi. Puoi dire che l'ha fatto. Guarda che sta incastrato questo figlio. Buono, Max. Morto, dai. Ok, galeone davanti, raga, che ci sta venendo addosso. Sta attento, Paolo, dietro.
Mamma stata, vaffanculo, avete detto morto. Pensavo che non c'è. C'erano due. Anch'io sono morto, ma niente. Però ha preso un sacco di archibugiati in faccia. Stanno sparando tantissimo. Ma non dovete tirarla ancora, ragazzi. No, non l'abbiamo tirata noi. Sì, chiedo scusa, è vero. Sono venuti solo loro prima. Infatti bisogna andare su dagli altri, perché se vengono su da noi... Ok, se ce la fai a tirar su... Ok, ce n'è uno dietro, aspetta. No, vai. Allora. Ok, ci sono anch'io. Ok, ci sono anch'io. E loro continueranno a salire, quello è il problema. Ragazzi, dobbiamo andare a Twin Grove. E con in acqua, ragazzi. Eccolo qua. Fatto fuori, buono. Già, vado a prendere le mie casse su Twin Groves, ragazzi. Vai, io giuro. Sì, ma Rafa, dobbiamo andare via da qua, perché abbiamo due galeoni in culo. Lo so, però abbiamo bisogno di casse. Vai, sono partito, mi sto avvicinando a Twin Groves. Eccolo qua le mie casse. Intanto che ci muoviamo. Sì, sto andando giù apposta. Sì, tutto a posto, scherzi. Una passata di moccio. Qua ci sono tanti. Ci stanno arrivando a destra. Sì. Occhio. Sì. Cerco di intercettarvi, occhio, ragazzi. Sì, è l'idea, infatti era. Rallentate. No, mi accosto a te piuttosto. Ok, dai, sono a bordo. Sono a bordo. Aia. Giù com'è la situazione? Qualcuno sta controllando? Di merda. Ma buona adesso. No, non molto. Prima era buona. Chi è questo? La Paolo. Vanno tutti giù però adesso, ragazzi, cioè. No, Io sto sparando, regà. Io sto riparando. Vaffanculo. È salito uno, regà. Il tipo di prima con la roba del crack, occhio. Sì, lo vedo che... È giù. E spara, porco dire queste cose. È ancora vivo, regà, è sulle scale. Lo sta? È salito sul ponte principale, dietro ce l'ha Galad. Si è buttato in acqua. Il livello dell'acqua com'è? Ne sento parecchia. A posto, è morto. Ce n'è. È morto, ragazzi, ho riparato il più possibile prima di scendere. Vado giù a fare l'ultima falla. Ragazzi, credo non c'è più nessuno. Possiamo anche andare a ritirare il resto delle nostre cose sull'isola. No, c'è ancora un galeone qua a nostra destra. Dobbiamo vendere o no? Sì, abbiamo solo una cassa però. Dobbiamo cercare di raccogliere anche le altre. Ce ne sono altre tre che ci aspettano sull'isola. È un peccato non andarla a prendere. Andiamo a vendere, dov'è che si va a vendere intanto? Nei segnali di fumo rossi. Chi c'è? Devi andare tutto a ovest allora a vendere. Però venite a prenderle. Vedi, quella davanti. Subito. Ragazzi. Sei sull'isola. Ce ne sono altre due sull'isola. Passiamo qui a sinistra e tiriamo dritto. Che cosa faccio, Galad? Qualcun altro si butti allora. Dai, Max, buttati tu. Ma subito. Max, vai, adesso. Max? Dov'è sta? Tu stai, vieni qua, Max. Rafa, quanti ce ne sono qua a Twin Groves? Un'altra, ce l'ho io. La vado a prendere io. Allora arrivo io. Veloci. Ok, allora posso. Veloci. Ok, dai. Sento notare, siete voi? Sì, siamo noi. Sono io. Ditelo, minchia, ragazzi, mi viene un infarto triplo. Mettiamo di sopra qua vicino al volante. Eccolo qua. Una. C'è un ok. Volante. Posso aprire le vele? C'è il segno. Sono io. Apri tutto, vai. Dobbiamo andare dietro di noi, ragazzi. Ma no, c'è un mini pony da vendere davanti. Ah sì, eccolo lì. Minchia, vero. C'era ancora su Twin Groves. Aspetta. Ancora. Ancora. Ne sono uscite delle altre. Allora andiamo, vado io. Io già mi sono buttato. Twin Groves. Chi è che imbarca con me? Io. Tu e Max. Ok, sulle vele allora. Poi tiriamo su l'ancora. Mi chiamano male che ho controllato. Sì, cazzo di galeoni.
Hai fatto bene, grazie. Ma quanti caleoni ci sono ancora sopravvissuti a tutto? No, più noi un po'. Più altri tre. Quattro. In totale. Ok, un altro abbiamo pigliato. Sto tirando sull'ancora. 3 minuti, arrivo. Ormai arriviamo secondi, ragazzi. Sta arrivando i verdi, ragazzi, dovete tornare. Stanno arrivando i verdi. Ok, allora porto questo. Dai, dai, ancora di merda. Ok, ancora. Niente, io provo a sparare e gli tiro l'ancora. Non garantisco nulla. Galad è un po' più alto, dovevi andare. Vabbè, l'importante è che devi intercettarli. Ok, ragazzi, se andiamo a vendere potremmo anche arrivare primi, Io ve lo dico. Dai, io correte, ho un forziere io, adesso sto andando io su, al galeone. Niente, ho fallito, hanno girato, non ce la faccio a prenderli. Ma lo stanno venendo da noi? Okay. No, pensavo io che venissero da noi, che ci intercettavano. No, stanno andando a vendere forse. Sì, è probabile. Ok, sono sopra, ragazzi. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. No, c'è lui in acqua. Ah, ok, scusa Raffa, scusa. Lui chi? Io. Lui, Raffa, se andiamo con l'altra cassa. C'è da picchiarsi con questi qua, Io sono attaccato adesso. Però, raga, guarda, non so se ce la facciamo, Dai, muoviti, andiamo allora, dai, via. Tutta avere. Una cassa l'ho messa qua di sopra io. Sì, ma tanto adesso andiamo. Ce ne prenderemo. Ce ne prenderemo e cercheremo di venderne il più possibile. Tanto siamo sistematicamente secondi. Quelli che stanno a vendere, chi cazzo sono? Ragazzi, sono verdi. Ma sono le casse, porca vacca. Ok, questa una. Una qua. Raga, un minuto non ce la facciamo mai. Ci questi sono fermati qua. Sì, sono fermati proprio qua. Hanno qualcosa da vendere. Vedi? Io punto dritto, ci schiaccio. Minchia, quelli azzurri stanno a 4.000, ragazzi. 5.000. Scendete, sì. E sono scendete, questi quelli scendete. Forti, Scendete. Ma scendete dove? Ma scendete dove? Ci stiamo schiantando. Contro, Sì, lo so, scendete sulla loro e saltate sul loro. Sì, ma se questi ci ammazzano ci fregano la roba, però. Cosa vuoi che ti dica? Proviamo. They're running us! Io porco. No, sì. Siamo in acqua, tu in acqua. Beh, vedi te, l'abbiamo portata. È finita. Chi era un bambino? Tre forzieri in mano. Anche io sono finito col forziere in mano. GG, guys. GG. GG. We did the same thing, we just rushed the outpost. Fuck. Devo dire che cazzo. Tanta roba. Great game, Azur Scout. Great game. Casino, Dio, cane. Ecco che bestemmio. Vado, dai. Voglio un alleluia. Alleluia. Amore. No, bella l'arena. Però hai visto? Cazzo, devi stare attento a tutto. A tutto. Devi cosa? Stare ma... Casino incredibile. No, ignobile. Ma bello schermo mio. Sì, però a me ci metterà un bel po' di per caricare, tranquillo. Cosa volete fare? Ancora arena? Boh, vedete voi, ragazzi, ditemi voi, per me va bene qualsiasi cosa. Si può fare un secondo me. Io esatto, anche a me un bel me secondo me ci sta. Cambiamo lobby. Quelli, sì, quelli azzurri ci vedono. No, ma a sto punto stiamo dentro, raga, che cazzo di... No, stiamo dentro. Sì, anche io concordo. Io ho sbloccato un sacco di achievement sta partita. Io ho un sacco di schermo nero, invece. Sì, pure io ho un sacco di schermo nero. Ok, perfetto, adesso è tornato. Più 4 livello 7. Bella, madonna, ma quanto sto livellando? Sì, all'inizio. Comunque se fate. Oh, però sto bambino ha rotto il cazzo, GG, man. Chi? C'è un bambino che sta parlando. Ah, sì? GG, guys. In che lingua sta parlando? GG. You did good. Livello 7, va bene.
This is my first game. It's your first game? I'm a pink guy. Yeah, it's my first game too. Sono i game che fanno, sono tutti bimbi, poveri. This was so fun. Veramente, meno che facciamo parte dell'equipaggio azzurro, cioè ce l'hanno date. Sì, no, non ce li hanno date. Noi con gli azzurri non ci siamo mai scontrati. Ah no? No, noi ci siamo scontrati con i verdi, l'abbiamo affondati, e con i gialli che ci hanno affondato. Maledetti. Adesso mi vesto da battaglia. Abbiamo perso, comunque, per esperienza vi dico che abbiamo perso troppo tempo a lottare con persone che non avevano punti. Tipo per l'appunto i gialli o i verdi. Sono venuti addosso, sì. Siamo stati sfortunati. I blu non se li sono cagati di striscio. Sì, noi siamo stati anche sfortunati a partire praticamente in mezzo. Cioè, eravamo in mezzo alla folla, noi. Avevamo navi da tutte le parti. Ah, c'è anche il livello 50 di reputazione di lupi di mare. Adesso. Occio. Notte. 50, figa, mai di più. Quanto? 50. Men jag måste ta, jag måste äta nu, vänta, jag måste bara här. Okej, vänta, jag måste bara. Ah ragazzi, io sto notando solo adesso una cosa. Ieri abbiamo fatto lo Shot Breaker, no? Ci sono gli achievement che sbloccano anche per l'appunto cosmetici, tra cui i cannoni e il cappello che abbiamo già. Ci sono degli achievement che non abbiamo fatto, ossia un'efficienza leggendaria completa la storia 5 volte. Esatto. E poi c'è scopri tutti i diari di Mercia. Ne abbiamo fatto uno su 5. Non ho capito questo. Forse ci sono dei diari sparsi sulle isole interessate. Credo. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Comunque, se facciamo tutte gli achievement, otteniamo. Sta cambiando il server. Cambio server. Otteniamo i cannoni della Magpie's Wing. Benissimo. Comunque, ci sono 8 di. Ci sono 6 schede. Di Tall Tales, eh? Sì, mica poco. È strapieno, sì. Mica poco. Infatti Max diceva, avremmo quasi finito. No, per niente. Mica poco, veramente. Nel frattempo 4 spettatori. Salutiamo i nostri 4 spettatori. Questo è carino. Questo è carino. Sì, perché probabilmente andando avanti poi si sbloccheranno tutte le altre cose, le Wild Rose, l'arte di imbrogliare, le stelle di sì, quadro. Sì, sicuramente. Però quello collegato allo Shot Breaker è quella là che abbiamo fatto ieri. Questo sì, è poco sì, ma certo. Sicuro. Ci sono, eh? Ci ho chiesto qua. Okami, sei tu, minchia, non sono manco. Ah! Mi ha dato l'obiettivo! Sì, per suonare insieme. Per suonare insieme nell'arena. Adesso mi ubriaco insieme. Perché sta suonando insieme a questo Zorzor. Suonate anche voi, ragazzi. Orca e Max. Cosa? Sì. Suonate. Suonare. Mi dà l'obiettivo. Ma l'ho sbloccato prima, era quello lì, room. Eccolo sì. Già prima l'avevo sbloccato. Io sono super ubriaco. Ho letto che c'è un'onorificenza qua in arena. Se consegni un forziere mentre sei ubriaco, sblocchi un tipo 30 G, una roba del genere. O 20. Addirittura.
vacca devi essere proprio da solo e prenderla con calma. Sì, bisogna che lo fai in una situazione in cui per l'appunto sei abbastanza sicuro di andare e vendere. Vabbè che siamo stati sfigati, ragazzi, perché i blu hanno venduto proprio nel punto in cui eravamo noi, cioè, cazzo. Sì, infatti. Io ho fatto un game sfigato. Praticamente mai. No, hanno combattuto molto i gialli e i verdi tra di loro. E poi c'erano altre due navi che poi si sono disconnesse. Perché se non erro le navi possono essere da 4 a 6. Pacca. Sì, da 4 a 6? Come 6? Da 6? Sì. Sì, sì. 6 navi? No, 6 navi sono troppe, ragazzi. 6 navi succede. Sì, ma 6 navi, se sei in mezzo, sì, è finita. Perché io vedo che ti muove tipo Matrix. Ma io? Raff? Ma io sono qua. Sì, ti stai muovendo tipo come in Matrix. Cioè, quando cammini, tipo, ti muovi... C'è stato il cambio server, considera questo. Benissimo. Questo la dice lunga. Perché orca sei in un cannone? Perché il tipo non sa manco spararmi, figa. Ho notato. Io ballo con questi tizi. Ottimo. Vai. Ok, schermo nero, partiamo. Vamos. Ecco, pensavo di essere andato in un cannone, cioè sono schermo nero. Minchia. Cannone e schermo nero la vedo dura. Ma sono entrato in un cannone in quel momento lì, ho fatto schermo nero e ho detto oh. Boh. Ma Max, non sei più online? Sì. Ah, ok. Parla poco, Max. Max fa più fatti che parole. Sì, sono stanco oggi. Come mai? Ho dormito un cazzo stanotte. Ah, chi lo dici? Cioè, solo io ho dormito come un bambino. Ma magari. Io sì, mi svegliavo... Ho fatto 9 ore di sonno. Io mi svegliavo tipo ogni 5 minuti perché dovevo tossire. Ok. Ah, siamo i verdi. Lucky Rover. Ci sono altre 5 navi. No, 4. 4, no. Noi 5. Sì, 4. Allora, ragazzi, la missione l'avete già vista qual è? No. Long Cove. Sì, una è Long Cove. Allora, una è Picarum Palms. L'altra è Long Cove, che è questa dietro di noi. E l'altra è questa qua, che adesso non ti so dire qual è, ma la cerchiamo subito. Conviene farne una piccola, ragazzi. È Salty Sands. Andiamo a Picarum. Picarum, siamo già nord. Di prua, sì. Andiamo a Picarum, nord, sì. No, abbiamo già lì vicino. Subito però, ragazzi, perché potrebbe arrivare anche il giallo, la nave gialla. Ok, io faccio sterzo, sto io al timone un attimo. Per adesso. Devi andare a nord. Sì. Vele a destra, non completamente, un po' a destra. Vabbè, ragazzi, ma non ci andate molto veloci. I gialli sono ancora fermi. E noi siamo praticamente arrivati. Sulla centrale, tirate su tutto, regà. Lasciamo soltanto quella dietro che ci consente un minimo di movimento e di manovra. Fate il di tutto, palle di cannone, assi. Ok, io prima appena arriviamo faccio l'esortamento. Sì, io dico. Io mi avvio, ragazzi, vi lascio la nave. Lascio la nave alle vostre mani. Vai. Io resto la nave a difendere. Aspetta, comunque mi sono rotto il cazzo che ci sia buio. Puttana merda. Madonna. Cazzo, è vero, manco una arena. La cattiveria. Sono alla vela, tiro su. Vabbè, sì, c'è sempre il ciclo solito giorno notte, eh. Sì, ma che due palle di maroni. Le famose palle maroni di palle. Ma questo è un buon posto perché siamo anche protetti da degli scogli e dall'isola da una parte e dall'altra. Bene. Ok, su tutte le vele, mi raccomando. Raga, iniziamo. Amici, inizio ad andare. Ne abbiamo uno in arrivo dietro. Però forse è anche fermo. Ragazzi? Sì? Io ve le metto qui, cercate di prenderle con il rampino. Girate un po' la nave e cercate di prenderle con il rampino. Mi facilitereste di molto la vita.
Provo. Bravissimo. Eccolo qua. Alle mani me l'hai rubato. Come procede lì? Allora, ottimo. Ah, bene, ok, bene. Perfetto, ne sono solo due. Ok, ne sono solo due. Sì. Ok. Rango bella, che sono anche facili da scavare. Sì, 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 sono solo due palate per prenderli. Sì. Hai preso? Ok, raga, possiamo pure partire. Sì, sì, andiamo. No, no, aspetta. Okay, revisori, metti... Sì, amica, revisori. Orca, esatto. Vai, andiamo. E gliel'ho preso ancora. Abbiamo un checkpoint. Allora, l'isola più vicino. No, andiamo a Salty Sands. Sono andati tutti sotto, ragazzi. Andiamo a Salty Sands, siamo soli. Dimmi dove. Nord-ovest. Vai. Ok. Una vela dietro. Vado io. Perfetto. Sono proprio tutti giù, ragazzi. Non ho parole. Sono andati tutti via. Sono andato tutti a lottare lì. C'erano un sacco di forzieri, ci stanno scaricando. Ragazzi, vela dietro forzieri. E vela davanti. Vela dietro e vela davanti. Sì. Non ok, arrivo. Angolate. È questa qua che vedo qua davanti, tra il masso praticamente. Sì, è quella la piccolissima. Sì, Gala, okay. È questa. Ok. Perché ci sono più cassi giù, ma noi abbiamo fatto quattro cassi facile. Il problema è che fino a quando non avranno finito di scannarsi per quelle casse lì, noi non potremo averne delle altre. Va bene, intanto... Sì. Iniziamo a prendere i fucili e poi a consegnarli dopo. A parte che basta un affondamento e perdiamo una marea di soldi. Perdiamo 1000 punti, sì, non è che perdiamo poco. Comunque ci sta una nave, credo stia venendo da questa parte. Controllate sulla mappa. Ma credo che una nave stia arrivando. E ha capito la minchiata, insomma. E mi sa di sì. Nessuno controlla? Iniziamo a tirare su le vele, regà. Sì, via quella. No, a posto, ragazzi. Non... Ho detto una stronzata, tranquilli. Ok. Fatto. E se volete cannonarvi, fermo io la nave. Vai. Io mi cannono. Lo stesso cannone tuo. Picarun del cazzo, ok. Ah. Vamonos, certo. Non l'ho trovato. Ok, mi sto accostando. Ok. Max Arpiona. Sono... Non credo che laggiù riesci a prenderlo. Sono qua, ragazzi. Max, dall'altra parte. Max? Altro arpione. Bella, ecco Max. Un aspetta bravissimo. Un attimo che ho preso uno da una parte. No? Lascialo. A posto, vai. Dov'è che li hai messi, Max? Okay. Di forziere? Accanto alla ruota... Ok. La ruota panoramica. Al volante. Dai raga, al primo... Andiamo a vendere, dai. Lì, come cazzo si chiama? Sì, esatto. Allora, piano, dritto di... No, raga, aspetta, no, dritto di prua, no, perché stanno piano scaricando. Piano con le vele, Cristo! Scusatemi, colpa mia, sono fatto prendere dall'emozione. Ok, adesso sì. Un altro più vicino, no, Ce n'è un altro, ditemi un... No, no, è quello, ragazzi, è quello. Solo quello ce n'è. Dritto così, Galad, anche se incrociamo il galeone, fanculo. Ok, tre vele e angolate tutte... Sono tutti a Long Cove, Tutti lì. Ma credo la maggior parte sì. No, no, se tutte controlli giù nella mappa sono tutti lì. Ci vorrebbe un bel barriere da fare. Altro galeone. Risvoltino centrale, grazie, abbiamo toccato. Già abbiamo toccato e abbiamo fatto anche un buco. Abbiamo toccato proprio male. Stiamo continuando a toccare. Questo è effetto grattugio. Vabbè, niente, dai, tranquillo. Ah, guarda, è un buchettino piccolissimo. Ah, però non ho assi, ragazzi. Ci sono io, sì. Vedi? Credo che una barca stia venendo verso di noi. Oh, bene. Controllo in mappa, dai. Mappa, Due barche. Una ci sta incrociando sul... No. No, sono tutti a Long Cove. Sono proprio tutti intorno a Long Cove. Proprio vicino a Long Cove, Tana, che lag. Noi stiamo andando nella tana del lupo,
Lo so, ma purtroppo c'è solo lì. C'è un altro. No, Galad, ce n'è un altro a sud-est, se vuoi, eh. Se vai a sud-est c'è un altro checkpoint. Guarda, lo sto vedendo dalla mappa. Ok, piuttosto quello. Vede sì, piuttosto quello. Oh, scusate. Vede tutto a sinistra. Veloci, veloci, veloci. Sì, vai, vai con la sud-est che è meglio. Ah beh, certo, questo qui è vagamente pieno di nemici. No, ha girato il vento, cazzo. C'è un controvento in pieno. Vediamo com'è. Forse era meglio metterle a destra. Ecco. Forse. Beh, sì, forse. Vaffanculo. I gialli hanno preso il potere del. Dell'isola. Chi che sta suonando? Io. Ah. Eh sì, i gialli hanno preso il controllo, c'è ragazzi. Ancora. Ci sono ancora forzina long cover, sì sì, ma long cover è piena, però hanno rinunciato tutti al fight, guarda, sono tutti via, sono solo due navi vicino a long cover, l'altra se n'è andata e siamo rimasti solo in quattro galeoni. Così non ragazzi, non arriveremo mai. Della destra, ok, culo. Niente raga, dopo aver scaricato dobbiamo andare a battagliare con il galeone di Long Call. Oppure sì, nel frattempo loro fanno. Oppure loro nel frattempo fanno tutte le chest. E ci daranno nuove mappe e noi potremo andare alle prossime isole, sì. Raga, occhio alle scalette che ho sentito un colpo di cannone, eh. Io sto controllando quella di sinistra. C'è di merda su un caduto. L'ho visto. Credo non ci sia nessuno. Piano. No, io sto controllando. Finché non siamo a distanza di sicurezza. Secondo me si stanno facendo la guerra sull'isola, i verdi e i gialli. Cioè no, scusami, i verdi. Però, i verdi siamo noi, i blu e i gialli. Raga, siamo parzialmente primi, eh. Sì. Però adesso che andiamo a vendere, considera che. Butto giù dalla nave, giuro. Considera che sono tipo 1000 punti per ogni cassa venduta, se non erro. O qualcosa in meno. Qualcosa in meno forse di 1000 punti, se non erro. Beh, se ci dà 1000 cucuzze siamo. A cavallo. Assolutamente. Io non capisco com'è l'attracco qua. No, non c'è nessun attracco, ci sono due attracchi laterali, uno a destra e uno a sinistra. Da attraccare in ogni luogo. Così. Va benissimo. Ok. Solo. No, aspettiamo un attimo. Ma finché non scoprono quelli di Long Cove non cambiano le mappe, quindi. Esatto, non ce ne dà delle altre. Quindi diciamo che se non ci vengono ad attaccare e continuano a battagliarsi lì su quell'isola fino a quando. A vendere stiamo tranquilli. Il problema è dopo. Sì. Cioè sparargli anche quattro cannonate mentre ci avviciniamo senza andare a scoprire per forza i forzieri, sì anche senza battagliare, avvicinandoci soltanto. Vedi, gli azzurri hanno scoperto un altro forziere, stanno facendo la guerra su quell'isola. No ragazzi, ma troppo presto stiamo chiudendo. No non ti preoccupare, adesso volevi usare l'arpione anche, perché no, usa l'arpione e poi premi L e avvicino. Sto andando. Su quella dietro. Subito. Ok, io sto secondando col team. Abbiamo quattro casse in totale, giusto? Sì, lasciala. Sgancia. Bella chiusa, perfetto. Siamo a metà tempo, Dai. Casse in mano. Dove sono le casse, raga? Di fianco vicino alla ruota panoramica. Ok, eccolo qua. 1000 ragazzi, vi confermo. Allora è buonissimo. Basta non affondare. Sì. Perfect.
Quante casse abbiamo venduto? Dio, ciao Paolo. Sono volato in ciao anche tu, Orca. Io stavo tentando, però puttana, io non abbiamo venduto noi. Tutto? Attenzione, io forse c'è una base che ci punta. Che direzione? Destra. Ah no, Paolo. No, no, non so, sono in acqua. Ho visto. Dobbiamo noi puntare loro adesso, però. Non possiamo lasciargli fare troppa roba. È vero, è vero. Sì, cerchiamo di non andarci a incastrare, facciamo una battaglia, tipo una guerra. Sì, sì, una cosa furba dobbiamo fare. Allora passiamo lì. Allora, passiamo gli di fianco, da dietro. Passiamo sulle... bravo, bravo, sì. Gli siamo okay, in modo che non siamo a favore di cannone. Ci mettiamo un po' aspetta, così. Aspetta, ma vuoi andare... vuoi andare su... cioè, da pilali da dietro che noi siamo messi... vuoi passargli a fianco e ti cannonare. Non possiamo andare, non possiamo stargli dietro, perché vedi che sono tra l'isola... messi così non possiamo. Puoi fargli una sfilata se vuoi di fianco? Sì, sì, ma... una sfilata allora, cannoni di sinistra. Ah, cannone, hai cannoni di sinistra così intendevo. Ok, sì, sì, ma no, ma importante è capire, se... tutti la stessa idea. Se magari qualcuno vuole cannonarsi di là dopo aver sparato? Sì, 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 sì. Ci andrei no, tranquillamente io, tranquilli. Prima spariamo. Sì, prima sì, spariamo sì. Che facciamo danni. Allora, ragazzi, appena siete pronti, alzate un po' le vele, ci mettiamo dietro. Girati a favore di cannone. No, no, ma no. No, non dobbiamo muoverci, non dobbiamo muoverci, questo è il problema. Allora gira a sinistra, Orca. Gira un po' a destra, a destra, a destra. Come a destra, a sinistra? No, se gira a sinistra gli andiamo a finire addosso. No, abbiamo... no, volevamo andargli dietro. Gli azzurri stanno vendendo, sì, ragazzi. No, si stanno muovendo, si stanno muovendo. Si stanno muovendo, allora, si va a battagliare ai venditori. Che gli azzurri stanno Odio vendendo. C'è un in mare, mi sa. Odio c'è un in mare, raga. Due. Io sono a sinistra. Scalette, qua. Io sono a sinistra. Boh, steso. Ok, perfetto. Attenzione, sono alla nostra destra loro. Sì. Stanno cercando di andare a vendere indisturbati. Picare un palms, ragazzi, andiamo a picare un palms. Mi sono sparato. Sono sulla loro nave, sono atterrato. Vai dritto così. Dritto, Raffa. Ho tirato l'ancora. No, aspetta, scusami. Dobbiamo andare... scusami, che cazzo vuol dire? Ah, ma la mappa è tutta sminchiata. Dobbiamo andare a nord-est. Andiamo a nord-est. Li sto tirando l'ancora. Li sto tenendo fermi qua. Li ho inchiodati. Ok, sono morto. Ah, no, sono con l'ancora. Sì, che sono atterrato sulla loro nave, porca vacca. Mi ha anche bloccato un obiettivo. Grande, loro. Sì, perché loro stavano andando a picare un palms, ragazzi. Stavano andando a prendere le altre casse. Dobbiamo cercare... è lì in tre, ragazzi. Ottimo. Hanno tirato su ancora. Sarebbe veramente ottimo affondarli, ragazzi, eh? Perché vuol dire che hanno almeno qualche cassa a bordo. Perché quelli allora blu non hanno venduto facciamo tanta roba. Andiamo a Picarum oppure facciamo abbordaggio? Guarda. No, possiamo anche rompergli l'anima per adesso, sì. Le altre squadre come sono messe? Questi sono i blu? No, questi sono i gialli. Sono quelli che erano fermi. Devo tenere sotto controllo i cazzo di blu, non i gialli. Dov'è che ti sta sparando, Paolo? Scusami. Io, perché vado a rompergli i coglioni. Stanno per fare battaglia con i blu. I allora noi andiamo a Picarum. Andiamo a Picarum. Andiamo a Picarum, dai. Andiamo a Picarum. Vai, vele giù che ce l'abbiamo di più, raga. Se è questa. Niente, qui è andata male, niente. Torno indietro. Cazzo, non ho mai visto un tiro del genere. Avrei voluto registrare. Si sta puntando adesso. Lo so che si sta puntando, sono gli altri, sono i blu questi qua. No, hanno quando messo l'ancora. Di cannoni, occhio, hanno messo l'ancora, ragazzi. No, si sono fermati. Raga, tirate le vele un attimo. Quale? Devi dare qua il comando. Quale vele? Centrale? Quella no, ragazzi, ma ci stiamo fermando troppo in anticipo. No, ma non mi sto fermando, è solo per non incagliarmi. Ti do un po' di angolo per spararti sull'isola. Attenti che gli azzurri hanno rimesso il motore, Sì, ho visto. Sparati sull'isola, noi facciamo il giro dall'altra parte. E non posso. Arriviamo molto, molto piano. Non posso ancora. Allora,
No, no, aspetta, tira sulle vele, aspetta, tira sulle vele, Max. Aspetta, aspetta, ma... oppure... Gara, no, non è Max, sono io. Aspetta un attimo, comunque è quella dietro aperta, non ti preoccupare. Ok, allora a posto. A posto. Io faccio il giro dell'isola intanto, Stanno arrivando i blu di gran carriera, Sì, tu fai il giro dell'isola. Madonna santa, sto cazzo di Windows. Attenzione che arrivano. Sì, stanno arrivando a bomba, Raffa, tirne su uno e basta. Bella, bella. Dai, magari a trovarlo. Fai vedere com'è. Ci hanno superato. Sì. Sì, ovvio. Gira tutto il timone, gira tutto il timone, dobbiamo difenderci. Mettigli il fianco. Mostra il fianco loro. Ah no, stanno facendo il giro dall'altra parte. Come l'ho detto, non l'ho detto. Occhio alle cannonate. Occhio che non ci sia qualcuno in acqua. No, soprattutto occhio alle cannonate, soprattutto, Si schiantano. Se non andate a schiantare, raga, si schiantano. Gira un po', però vediamo se riesco a... Stanno salendo sull'isola, stanno andando da Raffaele. Vado giù in acqua, dagli una mano. Sì, sono qui. Io sto... Uno sta arrivando. Più di uno. Sto arrivando a darti una mano. Max, io adesso mi metto a portata dei cannoni di destra. Sì, guarda. Se la fai becca il galeone. Sì, guarda, io sto anche guidando un attimo. Perché adesso è probabile che qualcuno possa salire. Dai, spara Max. Uno è morto. Ok. Alza il tiro Max. Dietro, no, Paolo. Dietro, dai, cazzo. Ma fatto così. Figa, quando mi danno le spadate muoio in 3 secondi, ma com'è possibile? Oh, neanche una? Un altro morto e sono morto io. Merda. Ho chiuso qualcuno? No. Ragazzi, noi siamo... Controlla te che sto sparando, Ok, beccati. Sto tornando. Affondateli a sti coglioni. Sto facendo il possibile, però non posso controllare tutto. Siamo tornati? Sparatemi. Vieni dentro. Stanno togliendo l'ancora loro. C'è più cannone. Io li sto prendendo, Tipo a palombella. Siamo primi, raga. Complimenti, ragazzi, gli abbiamo rotto l'ancora. Perfetto. Mi sto sparando ancora. Max, occhio alle scalette, te. Sì, tranquilli. Finito le munizioni, vado a munizionarmi. Sì, perché non so quante ce ne siano ancora di munizioni. No, mi hanno ammazzato. Perché? Ce ne sono. Mi hanno ammazzato e stanno riparando. Io li sto centrando a pieno, Cazzo, c'è pure la roccia adesso. Cazzo. Bisogna sparare a palombello. Io lo sto prendendo anch'io, Anche se sto sparando tipo... Merda. Gli abbiamo rotto anche l'albero maestro. Sparatemi. Vieni dentro da me, che sono giusto. Vado a munizionare. Uno si è sparato, raga, occhio. Dove si è sparato? No, ho sentito qualcosa, però non vorrei dire cazzate. Occhio che c'è un galeone, ragazzi, alla nostra sinistra dietro. È la nostra sinistra, destra, scusate. Cazzo! Via, raga, andiamo via. Andate via. Sì, abbiamo troppo da perdere. Giù tutte le vele. Angolatele. L'altro. Due galeoni, ragazzi, due galeoni. Via, ci stanno saltando addosso tutti. Figa. M'hanno ammazzato. La Azur Scout è affondata. Bravissimi, ragazzi. Ok, perfetto. Bravissimi. Quella che abbiamo affondato, perfetto, sì. Vado giù a riparare. Via. Sì, vai a riparare che noi andiamo... Giù tutto a posto. Tanto mancano 2 minuti, è difficile che riescono a sorpassarci. Noi abbiamo qualcosa da prendere noi o no? C'era roba sull'isola, però...
Non riusciamo a tirarla su ormai. Raga, al checkpoint c'è anche un'altra nave, mi sa, Dov'è? No, no, non abbiamo mica niente da vendere tanto. No, noi no, purtroppo, questo è il problema. Ma vabbè, andiamo forse non ce la fanno. Andiamo a difendere il checkpoint. Tanto esatto, dritto così, Galad. Andiamo a difendere... Oh, minchia, veramente, che idea. Ottimo. Stanno arrivando i gialli, credo. Sì, no, sono i rosa che stanno arrivando. Via la centrale. No, non sparare a questa distanza, non serve a nulla. Ah sì, ma stavo scherzando, solo per fare un po' di danni psicologici. Fate rifornimento, munizionamento e tutto. Già fatto. Vela su. Tiro sempre quella davanti. Oh, ma Galad, perché stai sterzando così che c'è lì il checkpoint? Perché questo qui è un carro armato e ci mette 16 giorni e 15 minuti a girare. No, io dico, c'era l'altro checkpoint, quello di dietro di te. Dietro di noi, sì. Lo so. Ho capito, non gira. Che cazzo devo fare? Allora spariamoli, raga. Un minuto, ragazzi, un minuto alla gloria. Un minuto alla cazzo di gloria, sì, forza. Non ce la fanno, non ce la fanno. Basta non affondare. Forse non ce la fanno. Giratemi la vela dietro, Raff, che sei lì che mi guardi. Gira dietro, destra. Yes! Abbiamo vinto, regà! Abbiamo vinto! Grande! Alleluia! Abbiamo vinto di prepotenza, di autorità proprio. Sì. Così va bene. Cioè, ragazzi, abbiamo vinto semplicemente affondando l'Azur Scout, Sì, infatti doveva affondare, le abbiamo dato una sminchiata di tiri a palombella, non avevano più niente. Yes, complimenti. E non siamo mai affondati? Amore. Non siamo mai affondati. Amore, abbiamo vinto l'arena. Sei contenta? Si vede dalla voce che sei contenta. Una arena leggendaria adesso. Arena leggendaria. Mamma mia, ragazzi. Complimenti. Complimenti. Che battaglia. Purtroppo è l'arena è così, ragazzi. Bisogna giocarla di tattica. Non devi cercare per forza il fight. È vero. Sì. Bisogna avere astuzia, sì. Noi abbiamo cercato il fight all'ultimo, abbiamo vinto e abbiamo anche accumulato punti grazie al distruggimento di quel galeone, quindi... Sì. Buono così. Posso prendere qualcosa da bere, torno subito. Vai. Niente, segno sul mio quino delle cose epiche il lancio di 150 Madonna. Metri sul ponte avversario. Madonna, veramente che culo che ho avuto, cazzo. Sono atterrato, c'era il timone, gli sono atterrato in testa. Mica perfetto, cazzo. Io gli sono salito a bordo, loro stavano cercando di alzare l'ancora dopo averla riparata. Io sono salito a bordo, ho ammazzato il tizio che stava alzando l'ancora e poi mi sono tirato giù gli altri due che nel frattempo non stavano pensando a riparare la nave, stavano cercando di ammazzare me. Guardate, gente, livello 10. Guardate, abbiamo vinto noi. Livello 10, ragazzi, attenzione. Anch'io li sfotto, prego, guardare. Un applauso ad Orca. Buono, io aumento anche il mio livello di cacciatore qua, dell'argento, come cazzo si chiama, insomma. Ottimo, è stato aggiunto un nuovo titolo alla tua forziera delle vanità. E c'ho anche un archibugio da comprare, che io comprerei. Perché no? Che culo di merda. Perché a me non danno mai queste cose? Mica sei già a livello 10. Mica io sono a livello 10. Anche io sono a livello 10. Anche te, niente di tutto quello che è andato a Rafa è andato. No, a... devi venire giù. Io sono uno stronzo. Paolo. Giù dove? Qui. Devi parlare con De Marco qui. Ecco, è un normalissimo. Questo, uno di quelli che vende le quest sostanzialmente, non saprei il nome, però è uno che vende le quest, ti livelli il titolo. Meticcio dell'arena, cioè potrei anche offendermi con meticcio dell'arena. Io ho appena sbloccato cucciolo dell'arena, livello 6, quasi 7. Archibugio, è anche bello come archibugio. No, non è male, lo utilizzerò. Poi lasciamo l'arena. Noi continuiamo sull'arena. A me ma io continuerei, ma sì. Adesso siamo galvanizzati come pochi. Ok, dai, ragazzi, allora visto che continuiamo in arena. Adesso. Visto che continuiamo in arena, io andrei un attimo di là. Mi vado a soffiare il naso che sto morendo.
Vado a sgranchirmi un po' la voce e torno. Perfetto. Dopo mi spieghi come fai a sgranchirti la voce. Faccio i gargarismi. Intrattenete. Sciabola da lupo di mare miserabile. Minchia, ma si rapiglia, fanculo. C'è un tizio che sta sparando a nastro. Ma fammi capire, Galad, tutti questi negozi qua sono quelli che si trovano anche nel mondo normale, no? Sì, in sostanza sì, tranne ovviamente dove vendi le robe. Sì. Cioè, tranne i cacciatori d'oro e compagnia bella. Sì, quando parli con De Marco e la sua sorella lì, le sedi qua. Dov'è sua sorella? Eccolo lui. È sotto sua sorella, si chiama Le Sedi. Vediamo. Ma chi è la cicciona al bar? No, non è la cicciona, è una tipa smilza. E dove cazzo è? Aspetta, ecco io prima... Eccolo lì. Ah, ti dà le stesse cose dell'altro, ok. Uguale. Stiamo cambiando sempre? Ce ne sono andati tutti, li abbiamo picchiati a sangue. Speriamo che ci siano altri ciurmi disponibili a giocare adesso. Ah, vabbè, quelli ci sono. Speriamo che non siano forti, soprattutto. Quello sì. Io già qua vedo un bel leggendario. Leggenda pirata. Perfetto, rieccomi, ragazzi. E anche il tipo qua. Mi sono preso anche fragole e panna per premio. Oh, buona. Ci abbiamo gente leggendaria, eh. Abbiamo cambiato server nel frattempo. Eh sì. Amore, tu vuoi fragole e panna? Amore? Sto parlando da solo? Sì che sto parlando da solo. Ottimo così. Ogni tanto succede. Ma capita spesso. Amore. Mi capita spesso. Dicevo, vuoi un po' di fragole e panna? Io. Sì. Ma stati noto, si può accendere, uno si può bollire dentro. E io sono dentro, mi sto bollendo. Vabbè, spengo un attimo il microfono che continuo a mangiare. Ok. Magno. Che hai detto, amore? Non ho capito. Sto mangiando fragole e panna. Io arrivo subito, un minuto da sono arrivo. Lo vuoi? Certo che lo voglio. No? Ma... È tutto mio. Ma... Allora. Ma la panna quella montata? Con le fragole tagliate? Sì. Io mangio un chocobons. Non fa musica questo stronzo? Con gli avetti della Kinder. E la panna quella... Quella che ha avuto un rapporto sessuale. La panna montata. Oddio mio, questo è un like, un cuoricino per questa battuta. Una segnalazione di Melly. Ma dai. Per questa battuta di merda. Dai che mo partiamo. Partiti gente. E niente. Che vuole il tuo cane? Mi muovo. Perfetto. Ok, ci sono. Abbiamo già iniziato. Sì, adesso sta iniziando. Almeno.
Per me c'è uno schermo nero, quindi vedi un po'. Anche per me. Oh, comunque quel cazzo d'obiettivo 50 era, eh. Ti sei lanciato con un cannone su un'altra nave. L'ho fatto anch'io una volta, allora. Mi ha dato anche... Mi ha dato anche il Regimil Grog. Così si chiama. Ok, raga, Crooked Mast, raga, Crooked Mast. Crooked Mast. Andando... Ah, okay, se mi va... Vai a sud-ovest. E ci sia esplosivo? No, non ci sono esplosivi qua. Cazzo, voi due siete vestiti uguali, adesso vi odio. Ma dai! Al pappagallo, maledetto. Perché ogni volta siamo vestiti uguali, io e Max? Abbiamo Crooked Mast lì davanti, occhio, abbiamo anche una nave qua accanto. E sì che tu hai molti più abiti di me, è strano che ci troviamo in queste situazioni. È strano, effettivamente. Anche perché ultimamente Max si veste tipo barbone style, cioè bandana. Sì, sì, si veste... ha un completo molto, molto piratesco, effettivamente. Stanno già battagliando comunque di là, ragazzi, eh? Là sì, cazzi, sì, azzurri. Ragazzi, davvero davanti? Ok, perfetto. Tiro su un po' per fare visibilità, magari. Minchia, sono 4 casse, ragazzi, a Crooked Mast. E se la giochiamo bene... No, 5 casse, 5 casse, Graffa, 5. Minchia, vero? Ne ho visto 4 io. Sono 5.000 punti se ce la giochiamo bene. Alla composta. Ce l'abbiamo attaccata anche. Aspettiamo come si evolve la situ e poi vediamo. Beh, io comunque vi consento di lanciare, cioè vi consento, nel senso vi giro la nave in modo che... Mi consenta. Esatto, vengo con me dall'altra parte. Sì, sì, io vi aspetto sull'isola che faccio la vedetta. Ah, cazzo, non ho preso gli items, arrivo. Allora, io facciamo una cosa, io e Orca ci buttiamo sull'isola, facciamo i cacciatori di d'oro. E, okay. E voi state qui a prendere la nave, via insomma, centrale, a tenere la nave. Centrale, la centrale, sì, sì, tiro via la centrale. Io preparo l'aperitivo per quando tornate. Esatto. Le pulizie, queste cose qua. Facciamo un po' di bisboccia, insomma. Sparatevi, sparatevi. Prego, signori, musica di sottofondo. Vai, 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 Raffa, vai. Attata, più alto il tiro, Orca. Ok. Te lo consiglio più alto. Era più alto, però va bene, dai. Via centrale, che non è via del tutto. Oh, nel frattempo 5 spettatori, salutiamo i 5 spettatori, salutate bastardi. Ciao, ciao. Perfetto. Dai che devo concentrarmi, figa. Sì, è sì, un arpionato, così, giusto per sport. Vai, vai, arpionato. Appena quello li batte nell'acqua. Vabbè, va bene. Ho sbagliato. Ragazzi, voi mi trovate... non mi sa che è dall'altra parte, eh? Dov'è il nord qua? Non vedo un cavolo io. Aspetta, ci sono 3 casse parte. Qui, ci sono 3 casse qui. Una. Ci siamo arpionati. Sta arrivando un'altra nave, eh? Non mi dire queste cose qua, però, Paolo. Sono dietro, forse. Molla, Max, molla. Okay. Ah, no, ce ne sono solo 2 qui. Ah, appunto. Stanno arrivando tutta birra. Dovete tornare, ragazzi. E niente, dobbiamo tornare con loro. Dai, questo lo porto io. Sì, sì, porta. Raffa. Sono io con la ovest, con la nostra barca sono ovest. Loro si sono schiantati sull'isola nel frattempo. Sì, sì, vai. Su Crooked. Più avanti che Andrea in acqua. Sono schiantati su Crooked, ragazzi. Arpiona, sì, Max, sì. Arpiona. Ti arpiona. Aspetta, dov'è? Perfetto. Arpionatore leggendario. Sì? Cosa, dimmi? Io sono qui sull'isola, perché? No. Hai l'altro galeone accanto, noi cosa facciamo? Andate via. Arrivo io a darti una mano. Affiancateli. Andiamo a vendere? No, vabbè, vendere no. Però affiancateli, insomma, in modo che... li cannoneggiamo. Ok. Un attimo, volevo prendere provviste. Ci sono altri tipi qua. Pezzo di merda. Ok, dove? L'ho ucciso. Uno morto, l'ho ucciso.
Poi ho visto. Ho scavato un altro. No. Te la chiedo, aspetta, io. Aspetta, vediamo. Dov'è che qui è che sta scavando? Dobbiamo trovare il tizio che sta scavando. C'è un tipo qua. Un tipo è qua. Morto anche lui. I ragazzi stanno arrivando tutti. Ok, tutti uno lo trovo via, raga. Mi trovi. Mi trovi a sud dell'isola. Occhio, 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 Ciccio. Sì, Ciccio. Raffa, Ciccio. Occhio. Ciccio. No, perché c'era il tipo dall'altra parte che aveva un nome strano, allora. Sta arrivando anche un altro veliro qua. Quindi sì, andiamo sono via. Tutti qui, ragazzi. Andiamo via, andiamo via. Galad, aspettami, Galad, aspetta. Sì, sono fermo. Aspettami che arrivo. Sono fermo. Sono tutti qua, però il problema è questo. Max, mettiti ai cannoni. Devono per forza essere tutti qua, Paolo. È solo qui. Si sono schiantati quelli viola? Quando no, si sono ancora, fermati. Probabilmente. Si sono fermati. Più alto, più alto. Vabbè, io sto arrivando con il... Io sto arrivando con il forziere. Sì, anch'io. Noi siamo quelli gialli, aspetta, Sì, siamo in posizione... Stiamo per subire, siamo in posizione di merda. No, attenzione, ai verdi dietro, ragazzi. Non andare ancora, non andare ancora. Attenzione ai verdi, sono sul lato sinistro. No, troppo tardi, ma hai detto di partire, cazzo, sono partito. Vai, mi sono attaccato. Che culo. Già che botto che ci stanno dando. Ma quanto sta sparando questi, oh? Oh, sono riuscito a tirare il fungo. Mi sta anche laggando il server, cazzo. Sì, lagga come mi fanno morta, veramente. Raga, sotto il posto sono riuscito a tirare. Qualcuno a riparare sotto, io controllo qua. Vado sì, sotto, io sto parlando. Raga, tranquilli. Max, va. Vabbè, sì, almeno ripara te, dai. Sì, ma io vi sto parlando, ma non so se forse la mia voce vi arriva. Sì, probabilmente no. Ma a volte dovresti urlare, così ti sentiamo meglio. Esatto, perché. È un uomo troppo pacato, Max. Vado al checkpoint, ragazzi. Sì, la Lega Loud è affondata, ragazzi. La Lega Loud è affondata. Ciao. Andiamo ad affondare i blu, ragazzi. Allora niente vera. Tappate le falle. No, niente vera, Cristo di Dio, niente vera. No, per carità. Niente vele, è Galad. Ok. No, abbiamo tre casse a bordo, giusto? Sì, tre casse, sì. I blu stanno già affondando, ora guardate come sono bassi. Andiamo a dargli colpo di grazia. Un po' di velocità in più, ragazzi. Se no non ci arriveremo mai. Angolatura. Quella davanti. Sì, almeno dalla. Esatto. Dobbiamo arrivare, Paolo. Stanno riparando nel frattempo. Sì, ma io... Vai dritto così. Merda di Dio. Tranquillo, poi la sistemiamo. Siamo in quattro sulla nave, tranquillo. Sì. No, sono tranquillissimo, io bestemmio, ma qual è il problema? Ah, no, giusto. Non capisco qual è il problema. Ok, adesso puoi iniziare a chiuderla. E gira verso sinistra. Cioè, gira verso destra, perdonami. Vela chiusa davanti e girare verso destra. Ok, fatto. Vai, caspariamo. Vai, ragazzi, tanta birra. Hai visto tu un cazzo per un momento? Perfetto. Niente, siamo in una posizione di merda. Purtroppo non siamo riusciti ad affondarli. Ah, c'è sbagliato. A questo punto andiamo a vendere. Sì, qua vicino, sto andando. Davanti e dietro, vela davanti e dietro. Niente. Anche in mezzo, okay. Anche in mezzo, Paolo, ci sono troppe persone dietro. Angolatemele. Stanno lottando fra di loro, Minchia, se i verdi affondano i blu, ci possiamo ritenere veramente fortunati. Siamo rimasti in tre, ragazzi? Sì. Sì, è vero. Però i blu c'hanno un sacco di punti, Fermi un attimo. Ma non l'hanno ancora venduto. Abbiamo tre casse. Quindi siamo. Allora scendete tutti e tre. Lasciate stare le velle, scendete tutti e tre, io porto la barca lontano. Passo vicino e porto la barca lontano. Poi mi giro quando torno. La terza cassa dov'è? Io ce l'ho in mano, la mia. Ah, ok, perfetto, allora posso. Ce l'ho in mano. Buttiamoci. Andiamo. Via. Vamos. Cerca di gestirti un po' la situ. Sì, anche se ce n'è ancora una su Crooked Mast da prendere. Ok, giro la nave intanto. Dov'è il tipo? Eccolo qua.
Sì, è dentro, ah, nella stanza del capitano. Obiettivo sbloccato. Buon pirata, pirata arriva ultimo. Nell'arena incrociato forzine e rubato durante la spida. Ah, grande. Ah, forse sono stato io a rubarlo perché stava scavando, l'ho accecchinato da... Sì, 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 ma no, no, gliel'ho rubato io. Gliel'ho rubato anche io. C'era una cassa mezza scavata e l'ho presa. Bravo, bravo, sì, sì, sì. Io sono già sulla nave, Ok, vado a fare rifornimento un attimo, che ho bisogno di prendere munizioni e cibo. La munizione anch'io devo pigliarla, prima ero scarico. Dove dobbiamo andare adesso? Non lo so, non stai guardando, manca una X di Crooked Mast. Sì, ma su Crooked Mast ci sono altre... Ci sono altre, sì, altre casse, no. Ci sono due altri vaccini. No, ma se consideri che ce n'erano... abbattere i blu, allora, è meglio. Ragazzi, i blu dobbiamo pigliare, ragazzi. C'erano 5 forzieri su Crooked Mast. Noi ne abbiamo venduti 3. Vuol dire che 2 sono ancora lì. 3 sono ancora lì. No, ne abbiamo venduti 3. Erano 5. Ah, sì, 2 sono ancora lì. Scusa, 5 erano, 5 erano. Sì, sì. Guardate che non sto timonando, sto riparando. Sì, sto io, tranquillo. Ce li abbiamo qua davanti, Sì, ma mi sa che dovremmo battagliare, ragazzi, Ve li porto al fianco sinistro. Okay. Pronti ai cannoni. Fianco sinistro pronti. Qualcuno cannoni anche me, nel caso. Scusami, fianco destro. Hanno cambiato. Questo è troppo tardi per essere sparare. È troppo tardi per me, ma Paolo, sparategli. Ok, le scalette, ma non penso, non vedo nessuno lanciarsi. No, ma stanno andando a vendere loro, niente. E noi andiamo a disturbarli allora. Siamo troppo veloci. Occhio che stanno arrivando anche i verdi, Verdi al lato sinistro, verdi al lato sinistro. Però vengono a rompere le palle. Verdi al lato sinistro, ci stanno per schiantare addosso di noi, Sì, ok, io sì, massacrarli di qua. C'è un buchetto. Sono tutti in punta, occhio. Io ok, non c'ho più palle. Sparate voi. Abbiamo finito anch'io. Stanno beccati, Cristo. Ok, ci sono io che sto laggando come un pazzo. Qualcosa di sì, anche io sto laggando. Ho preso in pieno poi. Raga, sterza tutto, però questi ci fanno, Dove andiamo? Acqua. Fuori dal loro tiro. Arrivo. Esatto. Acqua. Arrivo, sto arrivando. Che cazzo è il buco? Sto sgottando. Anch'io sto sgottando. Ok. Qualcuno qui ha venduto all'avamposto? Come Raffa? Qualcuno qua degli azzurri ha venduto. Ah beh, sicuro. Quindi avevano una cassa almeno. Raga, le robe sono due. Possiamo tornare indietro a prendere quello di Crooked Mast, visto che si è liberata un po' la zona adesso. Tappiamo tutti i buchi, anche al primo piano. Tappate tutto, ragazzi, tappate tutto. Non lasciate niente al caso. Abbiamo questo momento di pace. Voi rifornitevi comunque di palle. Siete sempre pronti con le palle. Mi sa che questi verdi e blu fanno comunella, Non lo voglio dire, ma mi sa che fanno comunella. Sì. Perché li vedo che si stanno ignorando. Si stanno ignorando. I blu stanno sparando noi. E i verdi stanno girando per venire da noi. No, i verdi io vedo solo che stanno fermi, non stanno girando. No, stanno girando. Stiamo attenti che non siano in acqua, invece. Comunque su Crooked ce n'è ancora uno. Se qualcuno ce n'è ancora uno, sì. Facciamo un paio di passaggi, magari. Allora, vediamo dove sta prima. Quello non sono riuscito a trovarlo. Non sono riuscito a trovarlo. Ho passato tutto il tempo lì, ma non sono riuscito a trovarlo. Sto togliendo la della centrale. Così abbiamo più manovrabilità. Ma non vorrei che si sono già lanciati quelli lì dei verdi a fare Crooked Mast. Stanno arrivando di gran carriera i blu. E stanno andando contro i verdi, se non erro. Sì. No, in realtà stanno affiancando verso di noi, Ocio. Esatto. Per me sta... Però c'è l'isola fra noi e loro. Sparatemi. Sono fuori tiro. Timone. Sto guardando la mappa io, perché se riescono sparate, a trovare la X su. Magari spawnano altre robe. Allora. Se vuoi sparare potrebbe essere mettendo in posizione. Sparati adesso. Stanno sparando ai verdi. Stanno sparando i verdi.
Via, 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 vuoi spararti il momento giusto? Sparatemi voi, ragazzi, sparatemi voi. Dove sei? Dove stai? Primo cannone sulla punta. Vai, vai, vai. Troppo, troppo, troppo. Ma, ascolta, ma... Più avanti, più avanti. Ma... No, non sparate, che cazzo. Si sono fermati, hanno piantato l'ancora a terra. No, Max, aspetta, aspetta, aspetta. Via, via per davanti, via per davanti, via per davanti. Hanno piantato l'ancora, ragazzi, E te l'ho detto, avanti. Vogliono spigliare la X, quelli. No, no, adesso la stanno togliendo, mi sa che vogliono venire da noi. Ma che manovre stai a fa, Galaz? Uno ammazzato. Era una mia idea del cazzo. Poco cannone di destra. Due ammazzato. Okay. Ne ammazzati già due, ragazzi. Grande. Tirgli l'ancora, Raffa, tirgli l'ancora. Un attimo, io sto combattendo contro due, Ho sbagliato il tiro qua adesso. Niente, basta sparare. Ho fatto cadere uno in mare. E se vado a Crooked Mask, io, raga, provo ad andare a Crooked Mask. No, aspetta, meglio stare tutti. Niente, ragazzi, mi hanno massacrato, però io li ho tenuti lì per tre ore, praticamente. Sì, infatti noi stiamo arrivando. Se volete sparare, mi metto in posizione. Gli ho piantato l'ancora. No, aspetta, Galab, io sto andando a Crooked Mast, aspetta. Ah, minchia, ma io me ne sono portato uno con me. Ma, ottimo. Quindi l'ha ammazzato uno prima di morire. E così non riesco a prenderle. Raga, io sono a Crooked Mast, Va bene. Sto arrivando io, eccomi. Cosa succede, ragazzi? Spara, vai al cannone. Vai, fuoco. E non ho palle, porca due. Cristo. Vabbè, mi sparo da loro, vai. No, si stanno muovendo. Questo è un vero peccato. Ho fatto il prima possibile. No, non sprecare. Torniamo crooked. Vele, ragazzi, vele. Due davanti. Cioè, quella davanti e quella dietro. Io sto in mare. Ah, ok, allora no, aspettiamo. No, che aspettate. andate. Ma che vai, io raggiungo qui, con la visto. Sirena. Ti do la vela? No, aspetta, Raff. Raff, dimmi qualcosa. Ti dico io, appena mi sono attaccato alle scale, sto nuotando. Trovato, regà, trovato. Ottimo. Portalo a bordo. Ok, vela, davanti e dietro. Sono attaccato alle scale, vai. Dove siete? Guarda, regà, non vi vedo. Stiamo arrivando. Sono dal lato... a sud dell'isola, sud. No, ma dopo vieni dal lato sinistro o l'altro? Ah, ok. No, mi stanno facendo, cazzo. Mi stanno facendo. Sono morto. Merda. Però ti hanno... è sano il forziere. Ti hanno fregato. Fidati. Sì, perché stavo vedendo dove eravate, porca troia. Paolo, gira tutto a destra. Niente. Gira tutto a destra. E se passo qui in mezzo? No, sei pazzo se passi qui in mezzo. Siamo a favore del loro cannone. Se passi qui in mezzo. Giusto. Angolatemi le vele. Purtroppo siamo contro vento. Ok, adesso arrivi in nave. Vabbè, comunque quelle lì sono quelli verdi che hanno pigliato il robo, non sono pericolosi. Sono i meno pericolosi, sì. Però anche i blu, non credere. Li ho tenuti da solo. 1v3, 1v4 li ho tenuti da solo. Riesco a pigliarli, magari. Andiamo. Spara a me. Vai, entra. Puoi spararlo, scusami. Eccomi. Minchia, quasi precisissimo. Oh, perfetto. Ok, fuoco. Sulle vele. Vai. Non c'ho più cazzo. Lascia stare. Sparate. Andate a fanculo. Sparo io. Aspetta che sono dietro di te, Raffa. Cioè, siamo in due sulla barca? Sì, io e te. No, mi hanno ammazzato. Anche a me. Niente. Non c'ho abbastanza angolo. Hai ragione, te lo devo dare. Corro.
adesso? No, ma sei ancora vivo, Max, tu, no? No, no, siamo morti entrambi. No, tu li vedi quando sono morti, non ti preoccupare. Non li abbiamo presi molto di sorpresa. Però hanno ancora l'ancora tirata. I coglioni. Ma che cosa stiamo... siete voi che state attaccando? Sì, sì. Cioè, sì, noi. Sì. Sparatemi. Vai. Cazzo, aspetta che stavo andando giù a caricare. Dai, rientra. Abbiamo dei buchi. No, troppo. Il leggendario. Non ce l'ho fatta. Paratore perché... Dai, ci vado di spada. Sì, sono arrivato. Ragazzi, sono io giù. Sei tu giù? Calma. Basta solo che mi stai prendendo l'albero maestro, perché... cazzo. Occhio che ci stanno pensando. Acqua, ragazzi. Ammazzato due. Raga, l'ancora. Ci hanno fatto fuori l'ancora, porco Deagle. Ci hanno fatto fuori la nostra ancora. Acqua. E allora io ti sistemo l'ancora, dai a mano Rossi. E a Max. Sì, ne ammazzati tre, ragazzi, ne ammazzati tre. Però giù loro non hanno danni. Ce l'hanno distrutta, Ok. E tiratela, ci vogliono le assi di legno. La sto tirando su, l'ancora, l'ho già sistemata. Io ne ho ammazzati tre, ragazzi, però non c'è più nessuno qua sulla nave. E non hanno buchi, questo è il problema. Okay. Cazzo, come non hanno buchi? Li abbiamo sparato per 5 minuti di fila? Sono morto anch'io, però ne ho ammazzato un altro prima di morire. Hai fatto benissimo. Comunque, ragazzi, forse abbiamo vinto perché mancano 3 minuti, Sì, però nel frattempo l'azzurro sta scoprendo tutti i vari forzieri, Ocho, questi vanno a vendere. Anche perché loro ne avranno a bordo diversi, se riescono a... Controllate a sulla mappa. L'azzurro te lo dico io dov'è. È ferma lì, in teoria. Sì, per forza. Dirigiti a est, Crooked. No, non è Crooked era prima. E a Kraken's Fall i tipi, stanno scoprendo tutte le X a Kraken. Andiamo a Kraken. Dobbiamo intercettarli. Vai a... Direzione? Vai a est-sud-est. Est-sud-est. Se non riescono a vendere abbiamo vinto, Basta anche che li teniamo lì. Vele, ragazzi, vele. Se no non andiamo da nessuna parte. Ti resto angolando, Galad, tra. Grazie. Sì, ma io urlo, ma non preoccupatevi, è tutto normale. No, ma va, figurati. Non ce l'ho mica. Dai. Eccoli lì, li vedo. Sono davanti a noi. Hanno anche vicino il rivenditore. Dobbiamo correre. Sì, li vedo anch'io. Con le casse che hanno ci superano. Abbiamo perso tempo con i coglioni dei verdi. Beh, non tanto in realtà, perché comunque ci hanno fatto guadagnare punti. Tra uccisioni varie e danni. Esatto. Quanto manca di tempo? 2 minuti. Mancano 2 minuti. Tecnicamente non ce la fanno. Si stanno muovendo. No, secondo me ce la fanno. Max, Galad, fermati qua all'avamposto. No, stanno andando all'altro. Ah sì, scusa, ragazzi, all'altro. Voglio sapere, destra o sinistra? Vai dritto così. Dritto. Perché cazzo non li vedo, porca vacca. Sono lì, sono dietro all'ombra dell'isola. Sono sotto l'isola Kraken, non ce la fanno. Sa che non ce la fanno più, lo sai? Sa che ormai non ce la fanno più. No, non ce la fanno più. Un minuto, mancheranno 30 secondi ormai. Abbiamo vinto, raga. Basta, abbiamo vinto. Continua a non vederli, continua a non ti preoccupare, li vedo io. Sì, abbiamo vinto. Tira un po' a destra. Sopra la lista delle navi. Adesso manca un minuto, se vedi. No, la lista delle navi dove? In alto, a destra del televisore. E i vostri teleschi. Ho i punti. Abbiamo vinto. Ho i punti e basta. Abbiamo vinto. Sì. Vinto. Abbiamo vinto. E siamo a 2, ragazzi. E siamo a 2. Tra l'altro questi avevano vinto proprio con autorità. Ma sono stati molto stupidi. Potevano andare a vendere e superarci all'ultimo. Perché l'avamposto ce l'avevano qua, a 2 passi. Assurdo. Però piano, perché io non vedo mica il tempo, invece voi lo vedete, cosa sta a balla? Come il tempo non è il tempo tipo a... Non è, no? Tipo un minuto. Esatto. Solo il pallino con quel scritto 23esimo minuto, poi dopo 22esimo minuto. Cioè, a scalare. In alto a sinistra, non avete detto? Sì. A destra. In alto a destra, scusa.
Adesso non si vede più perché è logico, però. No, no, ma cazzo, il televisore l'ho messo da porco. E adesso ho sistemato, vedi. Comunque tanta roba l'arena, ragazzi. Se la giochi con le giuste persone, minchia, ci ti diverti. Ecco, ragazzi, bravo, con le giuste persone. Questo è il problema. Ieri sera eravamo in due, è stato un tiro al piccione proprio. Se dove eravamo in piccione. Amore. Amore. Marzia. È arrivata l'email di Surtis dicendo che c'è... Ci sei? Edition. Sì, lo so, sto giocando da ieri sera. Che c'è? Abbiamo vinto un'altra partita. È l'Anniversary Edition. Ah. Prova l'Anniversary Edition, sì, lo sto facendo. No, perché sai che hanno fatto? Adesso hanno splittato il gioco in due. C'è l'Anniversary Edition con tutti i DLC. E poi c'è questa qua che abbiamo. È quella la base senza DLC. Quella che abbiamo noi è l'Anniversary. In teoria. Boh, adesso che sono livello 10 non sono salito più di tanto, eh. È salito molto lentamente. Sì, sì, sono. Adesso sono a 10 meno 5. Vai, facciamo così, 10 meno 5. Come se fosse un orologio. Ma fammi capire, tu in base a quanto guadagni durante l'arena poi ti vanno sui soldi d'oro, in poche parole. Non lo so, no, è in base al tuo... È in base al tuo... Punteggio, non al punteggio, in base al tuo... Come cazzo si dice, insomma. Abbiamo vinto... In base alla tua posizione. Fammi vedere che faccio uno splint, faccio uno screen, stai fermo, eh. Sì, sì. Ok. Fermo lì ancora. Fatto. Grande. Ottimo così, ragazzi. Ottimo così. Bravi, bene, tutti. Bene, bene. Abbiamo vinto un'altra. Importante è sapersi coordinare. Sì, beh, ma tra noi che abbiamo già giocato tutti insieme, vabbè, a parte te, Raffaele, non avete mai giocato, però insomma, ci conosciamo. No, beh, no, tutti. Un po' di mesi fa abbiamo giocato. Forse sì. Però insomma, tutto sommato, ci si conosce tutti, è già più facile. Sì, sì. Sì. E niente, io sto valutando cosa acquistare, ma credo nulla per adesso. Ho solo 14.000. Tu hai fatto una gran cappella a spendere tutto per acquistare tutto. Adesso no, dai, è bello vedere. Mi dà soddisfazione andare nel rivenditore e vedere tutte le cose comprate. Non so, sarò un coglione io, però mi dà soddisfazione. Guarda, l'unica cosa che mi dispiace è non essere riuscito ad arrivare alla top 10 di questa uscita qua, perché adesso andare a fare delle Atene sarà un po', come dire, psicologicamente difficile. No, vabbè, ma aspetta, considera che per adesso è così. Cioè, nel senso, magari poi adesso che va a scemare... L'Anniversary Edition torna tutto normale come prima. Ma vediamo. Tanti PvPisti stanno qui in arena. Minchia, che bella la roba del pappagallo. La busta del pappagallo è bellissima. È molto kitsch. Cacciatore del Faucio. Sarà, ma è tutta bella roba. I cannoni del pappagallo. La partita normale. Continuiamo così o andiamo in partita normale? Io farei l'ultima di arena. Dai, dopo andavamo. Facciamo l'ultima. Facciamo l'ultima? Sì. Approfittiamo che non ci sono gli americani. Non lo so, ma sentiamo Max perché non lo vedo molto convinto. Sì, sì, sì. Ah, ok. No, intendevo dire se dopo passavamo alla partita normale, intendevo me la passo, ma sai che a me va bene tutto. Perfetto. Prima o poi passiamo sempre alla partita normale. Ah no, niente, ho cercato di fare un video prima quando mi sono sparato su quella lama, è andato male. Ma anche la roba del lupo di mare glorioso, ragazzi, è molto kitsch ma bella. Sì, c'è il cappello che... io sono innamorato di quel cappello. E cambio server. No, abbiamo cambiato server, cazzo. Chi è che ha tirato l'ancora? Chi è stato? Andiamo, chi è il coglione? Oh, ho sbloccato un altro obiettivo, ragazzi. Obiettivo raro sbloccato, mostra i denti nell'arena, hai partecipato a una sfida... figa, non fate in tempo a leggere. Hai partecipato a una sfida usando ogni colore possibile per la nave. Quindi abbiamo fatto... Okay. Abbiamo avuto una nave per ogni colore. Continuo a sbloccare obiettivo. Bello. Qui abbiamo marinaio, ma questo non me la dà a bere. Non è un marinaio, vediamo. No.
Poi c'è questo qua, Kamikaze, Kamikaze Doma, non so che cazzo sia, ma è un pelato. Apprendista mistico. Questo cacciatore del fauce oscura ed è un negro, beh, giustamente. Ah, oh, non si dice, ma sei scemo. Lo vedo, è colore nero, va bene così. Amore, niente, Paolo mi ha fatto, mi fa ballare da Twitch. Paolo mi fa ballare da Twitch. Perché? Ha detto nero con la G in diretta. Che palle, signor caro. Mi sa che mi fa bannare, Paolo. Sì. Mettimi in alleluia. Non posso, è in live, scusami, che te metto? Vabbè, facciamo finta di nulla. Sto facendo un breve giro dei nostri avversari, non vedo gente... No, tranne uno che è leggendario qua. Guardiamo, sì, esatto. La fortezza di Atena. L'abbiamo sì, circondato. Esatto. Il guardiano della fortezza di Atena? E quello è forte. Sì. Sì, però è da solo. Bisogna vedere gli altri che sono bucaniere d'oro. Sembra il Pissi questo qua, bucaniere d'oro. Ma io ancora addirittura roba cinerea non comprata, tra l'altro. Oh, sai che ti dico? Io completo il set del pappagallo. E allora, buona spesa. C'è un italiano, si chiama Marco 92. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Al timone. Ah, Macao! No, Macao! Ah, ciao! Ecco. Io gli andavo a parlare. Quando trovo italiani si fanno sempre le risate. Ah, veramente la stasera abbiamo fondato un galeone di italiani. Ti abbiamo fregato anche il raid. Sta iniziando, mi e sa. Preda... Gli ho chiesto scusa. Mi sta per iniziare. Oh, sono anche fatto male. Che poi anche sotto il punto di vista remunerativo non è molto basso comunque quello che guadagni qua nel... No, è vero. Cioè, se è vera la roba che ho visto prima, cioè in base a tu quanto argento becchi dopo... Lui arrotonda, tipo, prima abbiamo vinto... No, no, ma prima, ti spiego, credo sia sulla base del posizionamento. Tipo, primo hai 4.500, okay. Secondo solo 4.000, terzo va a scendere sempre tu così, donna, insomma. Comunque prima, se non erro, abbiamo beccato 4.800. Forse il primo premio è 4.800, se non erro. 4.500, forse. 4.500, sì. Niente, quattro spettatori adesso. Adesso siamo Plunder Valley. Ma come Plunder Valley? Scusami, io sono ancora in caricamento. No, non lo so. No, penso che fosse un auspicio. Ah, ok. Amore, fammi gli auguri per questa vittoria, per questa partita. Ecco, basta portar sfiga. Che la possiamo vincere, sì, fammi un augurio. Fammi un augurio tutto personale, sentiamo. Devo stare attento ai leggendari. Dici, fammi un augurio. Via. Come hai detto, scusami? Ho detto vincere. La guerra di Ah, ok, grazie. Ragazzi, volete sentire l'augurio che mi ha fatto Marzia? Mi ha detto, mi ha detto vincila. Allora devi vincere, dobbiamo vincere. Dobbiamo andare a Twin Groves, ragazzi. Vai, traccia la rotta. Twin Groves tutto a nord-est. Dobbiamo superare Wanderer's Refuge e andiamo a Twin Groves. Dimmi quando ti do vela. Dai vela, tutto a nord-est. Tutto vela. Perfetto. E dobbiamo girare tutte le vele, eh? Sì, in tutte a sinistra, sì. Siamo i blu. Forza squadra, forza. Forza squadra, vai. Porco, due. Ok. Ah, adesso lo vedo bene il timing. Prima non vedevo un cazzo, ma vaffanculo, avevo il televisore settato male. Adesso vedo tutto. Ecco. E di punteggi, palle varie. Prima vedevo soltanto degli zeri, poi dicevo dove cazzo vedono sta roba qua. Ok ragazzi, siamo l'unica nave in movimento in questo momento, però c'è da dire che quelli rosa sono molto più vicini a Twin Groves. E noi abbiamo il vento che ci sta già girando male. Andiamo a nord-est, più a nord-est ragazzi.
I verdi si stanno muovendo. Così come i rossi. Bianchi. Siamo bianchi, nord-est, bianchi, Raffa. Rosa, sì. Raffa, siamo a nord-est. Allora un po' più a est. Era per prendere un po' più di vento. Sai cosa? Era per prendere un po' più di vento. Ah, allora sì, lasciate così. Tanto ci sarà da lottare, vi avviso. Si stanno avvicinando i verdi e i rosa. In questo match qua dobbiamo tirar fuori i denti, le unghie. Per non dire, ah, per non dire le palle. Sì. Che colore? Azzurro. Io spero rosa. Le palle azzurre. Poi palle a seconda delle vostre condizioni psicofisiche potrebbero essere anche di vari colori. Una nave ci ha abbandonato, ragazzi. Ah, una, sì, giusto. Dritto così, dritto così. E abbiamo ancora quei barboni. Abbiamo ancora quelli rosa che stanno tentando di intercettare. I verdi dove sono? L'isola è quella davanti a noi. I verdi... I verdi sono appena... dopo Wanderers, per intenderci. Vedi, ah, li vedo. Sì, li ho visti. Sono in mezzo alla tempesta, in poche parole. Sì. E infatti i rosa stanno convergendo sui verdi, possibile? No, o poi, ok, stanno girando verso Twin Groves anche loro. Sono i più vicini, purtroppo. Ci sarà da menare le mani. Rosa non li vedo proprio approcciare proprio Twin Groves. Stanno andando un po' a ragazzi, zizzaggio. Caricate i cannoni, già che siamo in ballo, balliamo. Bravo. Io li caricherei su tutti e due i fianchi, Anche... E io sto facendo quelli di destra. Sì, poi rifate qui. Perfetto. Sì, loro stanno comunque andando lì. Ci sarà da battagliare. E oggi sì, c'è oggi, in questo match c'è sì. In questo match sì. Ma questo cappello si vede di tanti chilometri. Quale cappello? Sì, perché è un po'... Ah, brilla, sì. È come gli abiti del... Sì, sì, si è sparato un tizio. Attenzione. Verso sarà leggendario. Orca? Verso di noi? No, sull'isola. Orca? Se Paolo gira a sinistra, ci spariamo e te sull'isola. Hanno trovato il forziere. Ci spariamo e te sull'isola, adesso però. Sì, ragazzi, però dobbiamo scaricare... Ragazzi, io vi voglio bene, ma c'è un galeone... Stanno lottando, sì, no, stanno lottando. Niente, stanno niente lottando. Spariamoli, fuoco, fuoco, fuoco. Galeone. Dopo puoi spararti di là, adesso comunque, vediamo. Facciamo danni al galeone. Facciamo danni al galeone prima. Che tanto quelli là scavano per noi, magari. Via, 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 via. Cioè, io sono l'unico coglione che non trova il cannone. Mi sparo sull'isola, mi sparo sull'isola. Ok, qualcuno vada giù? Raga, abbiamo acqua giù, raga, abbiamo sì, acqua. Sì, ci sono io, ci sono io. Abbiamo un galleone d'acqua. Sinistra, abbiamo un galleone sinistra, occhio. Arrivo. Mi sto prendendo tutto. Cazzo. Presi. Basta, bella. Finito l'attacco, è finito. Vado giù sull'isola allora? Vai. Ok, a posto, uno è morto. Ce la fai gestirtela? Il tizio è morto. Non so dove ha messo le casse, ma è morto. E Paolo, dimmi cosa vuoi fare, così ti dico in base con le vele, eccetera. Ma ci stanno altre casse, su no? Tutte le vele tranne quelle. No, in realtà dovrebbero essere ancora qui, non le ha raccolte. C'è una sirena vicino all'isola. Non so dove, ma dovrebbero essere ancora qui. Su quella davanti. Tiro sulle vele. È riuscito a fare arpionare, non lo so. Non credo, non l'avrebbero lasciato sull'isola. Uno è qua, uno è qua, ce l'ho. Uno è su qua. quella dietro. Vai, prendila. Subito. Io cerco l'altra, vai. Ok, raga, arrivo con un robo, arpionatemi, arrivo dal lato sinistro, destro, sì. Scusa. Ti vedo. Su quella vela, te, Ralf. Stanno arrivando i verdi, Sì. Niente, ho arpionato male. Aspetta che sto fermo, ferma la nave. Vaffanculo, non riesco a prenderti. Vieni avanti tu, facciamo prima. Chi è che sta sparando, ragazzi? Ah, li avete presi? Io. I coglioni. Allora, ragazzi, a questo punto niente. L'altro forziere l'ho trovato. Lascia giù la... sta un chilometro vicino, non riesco a prenderli. Guarda che... E ancora l'arpione, Galad, lascialo, cioè, tiralo via. Come ancora la pioggia? Sì, sì. Ah, non me ne ero manco ancora. A fine che vi fa girare. Disarpiona e prendi il mio. Prendi il mio forziere con l'arpione, Paolo. L'abbiamo preso di nuovo.
No, 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 sei troppo dietro, non riesco a prenderlo, portalo su, facciamo prima. Ok. Sono andati via? Sì, ragazzi, vedete le nuove... Sono già tutte qua, sono già tutte qua, le abbiamo tutte due noi. Sì. Rifugio, poi c'è Cannon Cove. Scegliamo la prossima tappa. Vediamo quella piccola, quella vediamo dove vanno loro. Vediamo dove vanno loro. Piccola... Noi andiamo al lato opposto. Room Runner Island, raga, andiamo tutto a nord. Tutto a nord? Ok, giro al 100%. Sì, perché loro sono tutti a Wanderers Refuge, andiamo. Volete fare un passaggio per la vendita? Volete fare un passaggio per la vendita? Sì, sì. Quante casse abbiamo? Aspettiamo è qui attimo, ragazzi, magari. È sulla strada. Vabbè, sì, dai, vai, dai, raga, andiamo. Due andiamo. Se due, ci passiamo, due. Allora vai, due case. A tutte vele. Voi prendete le casse che io gli passo a piano. Madonna, quel leggendario c'è morto come un coglione, c'è morto. L'ho ammazzato di gran carriera. Oppure magari sono io che sono troppo forte, Paolo. Perché mi sminuisci sempre? Io non lo so, veramente. No, forte. E te sei troppo forte. Io non lo so, sono triste, veramente. Sempre contro. Non voglio più giocare. Adesso mi siedo, basta, voglio più giocare. Cancellato dalla lista bici. Cioè, allora, uno lo porto io. Vede chi è venuto a portare l'altro? Io vengo. O Max o... Okay. Ok, Max, vede tutta destra, io te. Aspetta che te la piazzo io, dai. Però stiamo molto attenti. Dopo dirigetevi subito alla prossima isola. Cazzo, perché gli altri stanno trovando nuova roba. Forzieri, sì. Dobbiamo essere molto celeri. C'è di buono che adesso i verdi e i rosa si fanno la guerra. Sei pronto, Orca? Mi sa che dobbiamo scendere perché Paolo la sta prendendo a sinistra. Andiamo. Via. dammi pure una direzione. Scusatemi. Dov'è che devi andare a Runner Island? Qui ci sono le scale, sono le scale. Nord-est. Ok, ricevuto. L'ha detto 5 volte, l'ha detto. Vincent l'ha detto Giovanni. Basta che capisca. Quanto è lontano? È piccola l'isola? Poco. È piccolissima. È vicina ed è piccola. Ok, noi York aspettiamo il tritone il classico. Scusa, dritto così. Pescione. È poco lontana o poco vicina? Tanto che era tutto poco. Nord. 30 secondi di navigazione. La vedo, ok. La vedo. Ragazzi, ma c'è anche l'isola di là. Cioè, ragazzi, si stanno facendo la guerra su Wanderers quando su Wanderers ci sono 4 forzieri in tutto? Ci sono altre due isole libere? Beh, dopo loro andiamo a fare su quella davanti. Assolutamente sì. Chiusa. Ok, gente, dove siete voi? Ah, okay. Io sono sulla nave, sì. Sì, dove siete? Anch'io sono tornato. Cosa dici? Scaviamo, ci giriamo e li vendiamo subito. Sì. Sparatevi. Sto offrendo il fianco sinistro, sparatevi. Prego. Chi lo offre? Io stavo riparando alto. Sì, sì, faccio io questi lavori qua. Tu vai pure giù che sei più veloce. Vai, entra. Dove cazzo è l'isola? È questa qua? Tiro sì, alto. Sì, dai. Sì. Alto, più alto. Vai. No, è ottimo. È ottimo. Vai. Perfetto, io giro. E mi sa che giro l'isoletto del cazzo qua. Sarebbe ottimo venderli subito, diretti. Sì, beh, dobbiamo fare punti. Più punti facciamo, dopo possiamo rompere i coglioni gli altri eventualmente. Tu guida tranquillo tu, Paolo. Ti guido e ti faccio il foglio. Io sono nella pace di senso. Uno l'ho provato. Anch'io. Via la vela. Non tirarla via, ok. Lascia giusto appena. Da dove arrivate, raga, voi? Ah, da qua, perfetto. E cazzo, dovresti vedermi, sono bello grosso. Ok, via la vela. Via la vela. Quando hai fatto la vela? Vela andata. Tutti e quattro presi, raga. Tutti e quattro presi. Possiamo anche andare. Ok. Ottimo. Max. Andiamo subito a consegnarli questi. Sì, andiamo subito. Andiamo subito. Sono 4000 punti. Non li butterei nel cesso. Max, prendimi. Ci sono altri? Sì. Arpione. Ottimo. Vai uno. Un altro. Aspetta. Arpionista leggendario. Lascialo pure là in mezzo al mare se vuoi. Sicuro? Okay. Sì, puoi anche lasciarlo lì. Staccare questo, cazzo. Deve avvicinare alla prua. Esatto. Ah, ok. Vai, arpionista. Lo porto via io. Più giù, arpionista. È nulla. No, hai preso. Ok.
Perfetto. Dai col prossimo. Dai, manca l'ultimo, ma buona, via. Mi porto vicino alla ruota, eh. Tutti vicino alla ruota sono. Ottimo così, andiamo subito a vendere, ragazzi. Sì, manca l'ultimo, perché riuscisse a prenderla. Ok, gli altri li portate voi. Comincio a girare io. Andiamo, no, aspetta. Ok, so. via. Bom, 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 bom. Vela, due vele. Voglio la, la davanti e dietro. E angolate a sinistra. Davanti e dietro? Ok. Davanti e dietro, dietro angolate a sinistra. Ok, dietro. Ok, dietro. Se trovo quello che ha messo giù quella centrale. Guarda. Sono io, la sto rialzando. No, non sto rialzando. La sto rialzando. Vengo lì a uccidere. Hai detto avanti e dietro, io l'avevo abbassata quella di mezzo, quindi oh. E infatti okay, adesso uccido qualcuno che è a posto. Vediamo, vai scambana. Se sono 4 scendiamo 4. Sì, sì. Madonna, salve, scusatemi, o se no rallentiamo. Sì, ragazzi, no, aspetta, fermi vabbè, tutti. Ci sono i verdi. Che sta sfilando vicino al robo, eh? Occhio, sì. Sono i verdi, eh? Niente, allora. Ok, volete che scendo io in un altro? Ne vediamo due intanto. Vendiamone tre. Sì, vendetene tre, vi tengo, vada io questi stronzi, vendetene okay. Tre. Sicuro? Io sì, sono sì. Qua pronto. Dove sì, perché abbiamo un favore, raga. Qua di fianco alla barra. Ruota. Vicino al timone. Attenzione, uno sta sparando. Ci ha presi quasi, ci ha sfiorati di brutto. Questo sì, ci ha preso. Noi ce ne fottiamo se ci hanno preso. Bisogna controllare giù, però. Sì, un buco ci sarà però. Due buchi. Sono sicuro. Ok, dai. Aspettiamo un altro po', orca. Passo vicino. Sì, aspettiamo un attimo. Aspettate. Via. Ora. Via. Ora. Ci stanno per superare quelli rosa? Cazzo. Ragazzi, mi butto anch'io, la barca la lascio andare per i cazzi suoi. Non conviene perché... Ah no, sì. Sì. Fai. Noi torniamo adesso. Tornate ragazzi, vado sulla barca dei verdi. Ok, venduto. È peccato che il tritone non ce l'ho. Ok, sono solo la loro barca ragazzi. Ah ok, tirgli l'ancora semmai. Se mi tiri l'ancora è possibile. Minchia, ti metti una vita. M'hanno ammazzato ma io ho tirato l'ancora. No, vai Gala, cazzo, vai. Lo squalo. Guarda, ma aspetta. Ok, aspetta, sono vivo. Che laggata di me. Veloce però, Gala, veloce. Stanno rialzando l'ancora loro, eh. Bruno Max. Lui li ho fottuti. Vado alla nave io, venduto? Perché non so dove stiamo andando. Mi hanno fottuto, però due li ammazzati. Niente, io ragazzi rimango qui all'avamposto e ci sparo con il cannone. Perché c'è il cannone all'avamposto? Mica. Sì, c'è un cannone vicino. E gli sto facendo i buchi. Ma la nave è tornata indietro. Vai, tanto loro stanno tirando sull'ancora. La nave è tornata indietro, ragazzi. Chi sta sparando? La nave è tornata indietro, incredibile. Sono morto. Comunque gli ho fatto un paio di buchi. Un paio tanti buchi, intanto. No, ho sparato due colpi. O sai che noi ne abbiamo due buchi, penso. Sì, sto scendendo infatti. No, a posto, noi non abbiamo nulla noi. Solo qualche buco al secondo piano. Sicuro? Sì, tutto a posto giù. Allora ragazzi, andiamo alla prossima isola. Che non covo, oppure Vandere. Che non covo. No. Ok, dammi le coordinate. No, aspetta, subito. Andiamo a Wanderers, non Kennon. Kennon è qui. Andiamo a Wanderers. Sud-ovest. Kennon è troppo vicina, ragazzi. Ce li troviamo dietro in un attimo. Approfittiamo del loro fight. Se mi smette di farmi schermo nero, ok, ci sono in nave. Prendo rifornimenti. Ok, Galad, stai al timone. Aspetta. Non sono ancora pronto. Ok. Il timoniere leggendario. Ci sono ancora due robot qua. Sì.
Siamo iniziare a Max, stai al timone. Aspetta, aspetta che tiriamo sulle. Ci sono, ci sono. Posizione dei nemici? La Rega Lund è affondata, ragazzi. Ottimo! Arriva, meno 1000 punti. Sì. Meno 1000 punti, ottimo così. Io vado, raga, io vado. Vai, vai. Ok, via uno. Via la vela davanti. Chiuse, aspetta, chiuse in mezzo, chiuse davanti. Ok. Sto accorciando quella dietro. Chiudo dietro. No, accorcio. Sono sparato anch'io, ragazzi. Ok, bom, basta così. Noi continuiamo a fare sento acqua. ragazzi, voi ci trovate da sud oppure dopo risalgo verso ovest? Da sud hai detto? Sto andando a sud, poi risalgo verso ovest, ovest, nord-ovest e poi nord. Ok, ok. Abbiamo quella verde dietro o quella azzurra? No, quella azzurra siamo noi, quella verde che fa un po' i cazzi suoi. Si lascia che si fa, non so se il primo è sull'altura o è sotto, sai che non riesco, non, non riesco sono a fenomeni per niente, Paolo, quelli verdi, scusate. È sull'altura secondo me. Ah, l'ho trovato, l'ho trovato, perfetto. Stavo cercando proprio quello, allora vado a cercare l'altro. Ma è che perdiamo un bariletto, dai. Hai amaccicato la cazzo di Sherpa. Riaccelero la nave. No, aspetta, aspetta. Ragazzi, da che parte vi avvicinate? Io sono in questo momento a sud, proprio sulla punta sud. Che figata, così. Poi giro e vado verso ovest, nord-ovest e nord, quindi faccio il giro dell'isola. Insomma. Madonna Sandy, io non vedo una minchia, sta cazzo di veleno. Oh. Niente, devi andare dall'altra parte, aspetta che ti do una mano. Allora, aspetta. No, sono caduto. Merda. Io la odio, guarda. Devi andare giro dell'isola, Galad? Sì, esatto. Adesso giro e vado nord-ovest e nord. Perché allora io ti aspetto qua, dove c'è il ruscello di metà isola. Ok, però devi andare dalla parte ovest. Sì, sono già alla parte ovest. Ok. Se vuoi buttarti in acqua, fai un passaggio e sali su, facciamo anche prima. Ok, ma allora io ti intercetto. Sono da solo in nave o c'è qualcun altro? Sì, sono soletto. Ok. Perché non trovo la sirena. Aspetta, vai, trovata. Lo dico anche a te. Stai. Ma stai andando piano, no? Sto andando piano perché non, sono da solo uno. Eccola lì, ti vedo. Siamo contro vento. Direzione? Eccola lì, la vedo. Ovest. Intercetto. Non cambiare rotta. No, non cambio rotta. Tu, Rafa, dove sei? Sto arrivando. Okay, però col mio forzieretto. Ne abbiamo un altro ancora a bordo da vendere, giusto? No, l'ho venduto io lanciandomi. Ah, giusto, ok, ok, ok. Eccomi qua. Sono a bordo, a posto. Ok, ti ho visto. Intercetto anch'io. Sto puntando. Partiamo a tutte vele. E nulla. Ci sei riuscito, Max? E non ci sei riuscito nemmeno adesso, Max. Hai fallito, mi dispiace. Stanno ancora lottando, ragazzi, quei due. Andiamo a vendere allora, vai. Davanti a noi. Sì, sì, andiamo a vendere. Tre vele. Vela. A favore di vento. Una con risvolto con la centrale. Grazie. C'è una che sta andando a vendere, raga, proprio al posto dove dovevamo andare noi a vendere. Quindi ci toccherà. No, no, tranquillo, stanno battagliando. No, noi andiamo all'altro. Noi stiamo andando a quello davanti a noi. Aspettate, appunto, domanda tecnica. Sta arrivando l'altro galeone, quello rosa. Tre. Quanti forzieri avete? Tre. Tre o due? Due, due, due. Tre o due. 2, 2, 2. Ragazzi, 3, 2, io sto qua, eccolo qua. 2. 2. Ok, allora io passo di fianco e scendiamo. Sì, sì, scendiamo. Sta incrociando, attenzione la viola. Diamogli una bordata di fuoco giusto comprensiva, così della serie sappiamo che ci siete. Ah, che cos'è? Amuzzo? Amuzzo, giusto per capire che non ci siamo. Ok, la sto tirando. Li avete presi, ottimo. Tipo, abbiamo preso, raga. Doveva essere una, però. Vabbè, una bordata, non un colpo. Va bene. Abbiamo sparato una bella salva. Girarsi e venire contro vento. Sono... Ok. Posso dirti cosa? Attenti che si stanno girando, perché siamo in live. Sì. Ma no. Sto puntando, ok.
E scendete chi scende? Scendiamo. Scendete io ce l'ho già in mano. Quindi, ok, perfetto. Okay, allora scendo io. C'è uno di loro in acqua dietro. C'è uno di loro in acqua dietro. Si è sbagliato a lanciare. Va bene così, basta lì in acqua. Ok. Ok, ho le vele. Attenzione che loro stanno. Mancano 3 minuti, Sì, chi non ha forzieri, vele a destra. Ok. Occhio a questa, occhio raff. Non ci prendo. Tutti i piedi. Buttatevi giù, facciamo noi da frangipani. Questo ci ho preso. Andiamo. Adesso li prendiamo vicino. Noi però. Aspettate, gli passo vicino. Attenti che incrociamo anche la verde, pazienza. Okay, chi è che sta in barca con me? Sono io. Rimanete tu ed Orca. Vai a dare un'occhiata giù, Orca, che adesso la verde la schivo. Io vado a vendere e torno il più presto possibile. Tu è buona giù, okay. Non ci abbiamo acqua. Attenzione alla verde. E con questi vinciamo la partita, ragazzi. E con questi assolutamente sì. Dobbiamo vedere se attenzione alla verde, se qua riusciamo a lanciarci, perché... No. Io ho usato un cannone per tornare sulla nostra nave, ragazzi. Ma dove cazzo è il tipo? Io sono tornato in nave, ragazzi. Come sei tornato in nave? Io sono tornato in nave col forziere. Col forziere in mano? Come sei tornato in nave col forziere? Ah, no, scusa. Il forziere l'ha lasciato lì? No, mi sa che ha confuso la nave con la planta. Sì, esatto. Guarda che ce l'hai molto vicino, sbrigati. Sì, ma non c'è il tipo qua. È nella sala, è sulla punta della nave. È sulla punta, ah, bravissimo. È diverso rispetto a prima. Sì, no, ogni tanto cambia. Ogni tanto cambia. Perfetto. E con questa abbiamo vinto. Mi sa che con questa abbiamo vinto, ragazzi. Messo il sigillo. Abbiamo fatto la terza su tre. Dove siamo messi i buchi sotto? È già a posto, non ci hanno mai preso. Però manco questo punteggio. Vado a incrociare. Sì, incrocia che io vado a prendere. Bello sto punteggio. 9500 è molto. Sì, 9560 è un ottimo punteggio. Vela a sinistra. Bravi, ne facciamo un'altra. Sto prendendo le robe, vela a sinistra, hai detto. Sì, è proprio un incrocio pesante. Un nuovo iscritto. E niente, abbiamo vinto. È finita, niente, volevo l'incrocio. No, ciao Team Steve 3. Abbiamo vinto. Non abbiamo vinto, abbiamo dominato. Abbiamo stradominato. 9560. Nel frattempo io ringrazio Team Steve 3 che si è iscritto. Grazie Team Steve. E si è iscritto proprio sulla vittoria. Sarà un 6. Sì, guarda che incrocio. Iscritto proprio sulla vittoria. Ottimo così. Ottimo così, ragazzi. Era un incrocio da mega portata. Abbiamo regnato i mari. Tutti i mari abbiamo regnato. Sì, sì, abbiamo vinto tutte le partite. Tranne la prima che siamo arrivati secondi. Vabbè, andiamo a rubare quel raid adesso. Perfetto. Io continuerei qua. Anch'io, sinceramente. Mi sta divertendo. Certo, io sto sudando, ragazzi. Una fantastica frase. Io tra tre quarti d'ora stacco. Sì, io anch'io. Quando Max ha detto sì, sono tornato sulla nave, io ho iniziato a sudare freddo. Cazzo, come abbiamo perso un forziere? Cioè, io già mi stavo buttando in acqua. Io mi stavo già buttando in acqua per andare a prendere il forziere lasciato sulla nave lì del venditore. Perché pensavo si fosse buggato. Anch'io all'inizio avevo pensato una cosa simile. Oggi ho fatto un'arena vinta, ma non so come hai fatto ad arrivare a 9000 point, visto che noi ne abbiamo fatti a malapena 1900. Team Steve. È la squadra che vince. Allora, Team Steve, nell'arena, purtroppo, o anche un po' per fortuna, vince il gioco di squadra. C'è la vittoria qua, Galad. Perché io non ce l'ho, che cazzo? Dove stai? Al timone. È qua, guarda. Ah, adesso perfetto, adesso sono livello 11. Ascolta, ragazzi. Aspetta. E ti dicevo, Team Steve, purtroppo in arena vince il gioco di squadra. Di conseguenza, noi essendo in 4, giocando a Sea of Thieves da ormai quasi un anno. Beh, non esagerare adesso. Beh, però, sì. Sì, un anno. È quasi un anno, Paolo. No, io 6 mesi. 6 mesi? Allora, forse. Allora è addirittura meno. Vabbè, che voi eravate in 3, dice Team Steve. Cioè, loro erano in 3.
Quindi hanno fatto 1900 punti. Hanno vinto, sì. Hanno vinto, ma con 1900 punti. Vabbè che varia anche in base al game. Un attimo, vieni su, c'è il timone. Subito. Lei meno di 4000 non siamo riusciti a farli. Mettiti accanto a me e fai vedere la cosa. Che faccio un bello screen. Vado, no, aspetta che vengo. Uno alla mia sinistra e uno alla mia destra. Neanche io, guarda, faccio così. E mettiti, no, allora aspetta, Max è più vicino. Dove a me. Max, mettiti più vicino. Tutte e due. Tu, Raf, mettiti se vuoi, non so, seduto. No, lo faccio così, faccio così. Faccio così, guarda. Così non vedo un cazzo, grazie. Aspetta. Ti voglio proprio bene. Faccio così. Aspetta, col selfie, sì. Aspetta, faccio una roba così, faccio. Metto dietro. Ok. Vai, guarda. Ma Max, fai L. Guarda, Timastiv, volendo sì. Se mi aggiungi qualche volta qualche partita insieme la facciamo. Anche perché mi capita spesso di avere un buco nella crew e di dover invitare qualcuno. Quindi se mi aggiungi, il mio nickname è Okamidd2. Okamidd2. Sì, insomma. Fagli lo spell it. Ma proviamo a rubare qualcosa da questa. Anzi, guarda, te lo vado a prendere il mio nickname. Consegnali rubato. Veramente non me lo ricordo manco io. Eh sì, cambia qualcosa, sbloccato la loro efficienza, Max. Vedi, bravo. Sarebbe da provare a fare una sessione diversa. Ragazzi, piano. Proviamo a giocare prima. Esatto. Ok. Ti ho lasciato il mio nickname. Mi aggiungi tramite allora nickname. Io gioco da PC. L'ennesima sigaretta. Ovviamente. Raga, io un minuto vado in bagno, arrivo. Vai. Io vado a fare il bagno. Vado a fare il bagno in jacuzzi con questo tizio qua. Pensavo il bagno al pappagallo. No. Comunque vi confermo che abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto altri 4000. Altri 4000. Non ho neanche visto che livello sono. Paolo, tu che sei da Xbox, se hai il nickname di una persona, come fai ad invitarlo? Cioè, ad invitarlo nell'amicizia? Cioè, nel gruppo? No, proprio cioè, a mandargli la richiesta d'amicizia tramite Xbox, console il nickname. E io vado tasto centrale. Sì. E persone. Sì. Trova qualcuno, scrivo il suo nome e lo ritrovo. Perfetto. Però deve essere scritto preciso. Allora, Timastiv, tasto centrale. Trova persone. Persone. E poi scrivi esattamente quello che ti ho mandato. Così sei sicuro di trovarmi. L'immagine. La mia immagine profilo è una foca. Una foca. Con una faccia un po'. Un po' interdetta, ma è una foca. Per chi si fosse sintonizzato adesso, perché vedo che ci sono nuovi spettatori, abbiamo fatto 4 partite, giusto, in arena? 5, 4 vittorie 4... e una secondo posto. 4... No, non abbiamo fatto 4 vittorie? Sì, 4 vittorie. Ah, ok. Minchia, me ne sono dimenticato ormai. Comunque abbiamo fatto 5 partite, la prima di rodaggio siamo arrivati secondi e le altre siamo arrivati primi. Per adesso tutto a posto. Timastiv, allora perderemo sicuramente, sì. Ah, ok, uguale a trovare un giocatore Xbox, grazie, perfetto. Allora, quando vuoi mi aggiungi perché no? Ma che? Ti ha scritto tramite la chat? Sì, mi sta scrivendo in chat su Twitch. Si è anche iscritto, quindi ringraziatelo, cazzo. Chi ti ha visto in live? Sì, mi sta guardando, sì. Sta guardando tutti voi. Ringraziatelo, okay, ragazzi. Cioè, porca puttana, si è iscritto. È diventato follower. Se vuoi. Perfetto. Aggiungi tutti noi. Qui c'è Sir Galad. Aggiungi quello vestito da pappagallo. Poi c'è... Dove sta? Eccolo là. Se vuoi un carpentiere leggendario, ci sono. Quello col Max Clash Seeker 76. Ah, un obiettivo nel frattempo, ragazzi. Un altro. Carpentiere leggendario. No. Ah, ok, no. Lama Sexy 005 mi ha aggiunto. Suppongo sia Timastiv. Perfetto. Ah, Max, mi sa che è successo qualcosa. Sì, ok, Timastiv, mi è arrivata la richiesta. Con altri 4 uomini. È molto uomo. Sono anch'io nella jacuzzi. Perfetto, si inizia, ragazzi. Vedo tanti leggendari. Sì, questo server è molto. Questo qua sarà.
Guardiano di Atena, vacca cane, stavolta è dura. Sì, sì. Ladro leggendario, oh, capitano lo siamo anche noi. Ladro leggendario, vacca bestia. Questo qua è un bel serverone bello pieno. Non c'è nessun problema se ho 14 anni? Assolutamente no. Insomma, non è un problema. No, direi. Se no, giochi con noi... Ah, tu dici, se è per la live, tranquillo, perché se giochi con noi vuol dire che hai implicitamente accettato di giocare con noi. A meno che non ti portiamo sulla cattiva strada, penso non ci possano dire più di nato. Perché mai? È un gioco dove si ruba, si uccide, perché deve andare a fare? Sì, si ruba, si uccide, si tradisce. Esatto. Non capisco perché la gente. Non capisco perché la gente odia i videogiochi così tanto proprio. Ah, quindi. Stiamo partendo. Pronti a menare le mani? Sì, dai, mi sparerei volentieri. Come sempre, dai. Se ci fosse il possibile. Allora ragazzi, come abbiamo giocato fino ad ora, manteniamoci umili e cerchiamo di giocare in maniera furba e non aggressiva. Ma no, Tima, Steve, tranquillo. Posso dirti con certezza che la prima partita l'ha vinta una ciurma che, ascoltando l'audio delle loro chat vocali, avevano sicuramente sopra i 14 anni, ma a di poco. Cioè, veramente, erano giovanissimi. Twin Groves, ragazzi. Twin Groves, vamos. È lontanissima, è verso sud-est. Sud-sud-est. Vai a sud. Un attimo che devo sistemarmi. Sud-est? Sud-sud-est, sì. Sì. Che poi anche questa cosa, no, del fatto di avere 14 anni, vedi, il fatto di avere 14 anni non è una cosa brutta, insomma, ci siamo passati tutti, chi di noi non ha avuto 14 anni, non credo che... No, io ho fatto da 13 a 15 un colpo solo, mi spiace. Ah, a posto, allora, scusami. No, sì, scusami. È stata una brutta infanzia. Non mi dà fastidio che diciate, però là c'ho altro. Scusami, non vedo il resto della chat che si è scritta. Non in live, se vuoi che non le dica, qualcuno ne dico anch'io. Vabbè, tranquillo, ma Twitch è bello per questo. Twitch è bello perché. Posso avere uno svoltino alla centrale? Sì, anche perché stiamo andando a schiantarci. Esatto, perché non vedo assolutamente nulla di quello che stiamo facendo. Vai tranquillo. Ci passi in mezzo, tranquillo. Ma proviamo. No, tranquillo, ci passa. Gira un po' più a sinistra. A destra, scusami, stiamo troppo a sinistra. Sì? Sì. Vai. Ok, angolatemi le vele. A posto, fermo così. Fermo. Che possiamo, vogliamo le vele. Fermate, fei. Vai, a posto, siamo passati. Bravo, Garat. Buono. Ci sta una suonata qua. Assolutamente sì. Questa porta buon augurio. È questa l'isola? Ti dico subito. No, non è questa. No. Devi andare tutto a sud. È anche molto veloce, c'è già una nave lì che sta arrivando. Non posso girare. Ci sarà da battagliare. C'è l'isola in mezzo. C'è la rosa che sta arrivando tutta birra su Twin Groves. Che però, aspetta, sono tutte rosa, sono due rosa, c'è qualcosa che non va sulla mappa. Si è buggata. No, sono due rosa sulla mappa. Una rossa e una rosa. No, proprio con lo stesso simbolo anche. Quindi c'è qualcosa che non va. Allora, adesso Paolo, vai a sud-sud-ovest. Dobbiamo sorpassare la chiatta stella polare. E ragazzi, vi annuncio che anche la verde è Twin Groves. Quindi è definitivo, ci sarà da combattere. Tutti sono, cioè... Sono tutti lì, sì. Sono tutti lì. Ragazzi, la quarta nave che... Come no? Paolo, più a sinistra? Hai detto sud-ovest? No, sud-sud-ovest. Ah, ok. Dove c'è quel raduno di navi là è l'isola, per intenderci. Mm-hmm. A che ora stream o gioco? Allora, Tima, Steve, considerando che io lavoro, oggi è un giorno particolare, la festa dei lavoratori, quindi il pomeriggio non sto lavorando. Però io di norma lavoro e di conseguenza
nei giorni normali streamo solo la sera e gioco solo la sera. Cannoli, diciamo intorno alle... C'è tutti i carichi. Intorno alle 9, okay. 9 e mezza. Viceversa, il sabato e la domenica mi puoi trovare anche di pomeriggio o di mattina. Insomma, non ho ancora un orario ben definito perché per l'appunto lavorando non ho orari ben definiti. Quell'attacco. Quella con le vele alzata, questa qua dietro. C'è la viola. C'è la viola subito. Gira a sinistra. Sì. Cannoni okay. Di destra, regà. Gira a sinistra, cannoni di destra. Vado a rifornirmi. Sì, sì, tira sulla vela in mezzo. Sì. Siamo troppo veloci, ma è stata okay, disalberata okay. Quella lì. Via, 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 via. E allora, vabbè, comunque, vabbè, io piglio anche l'altro, allora. Usiamo la viola come scudo e spariamo l'altro. Sì, 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 sì. Spariamo anche alla viola. La regal found è affondata, andiamo sulla verde, andiamo sulla verde. Ok, via, 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 via. Volete spararvi di là? Aspetta. Sono morto. Mi ha preso una... sì, mi ha preso una palla di cannone. Ma sì, Timastiv, tranquillo. Tranquillo sì, che è un'occasione giù. Un'occasione per giocare, vado ce l'avremo sempre. Vado giù anch'io. Ok, giro la barca. Prepara che secchio via l'acqua. Ok, Galad, vai tutto a destra che ritorniamo indietro a cannonare quelli là. Casse non ne hanno trovate, giusto? Non ancora. No, però forse uno sì, forse uno sì. Forse uno era. Ragazzi, qualcuno mi spara sull'isola? Sì, arrivo io. Eccomi. Sali. Qua, Raffa, è il primo cannone. Ah, già, mi già sta sparando Max. Ahia. Okay. Troppo distante? No, va bene, dai. Poteva andare meglio, ma meglio di così, dai. Era comunque un bel tiro distante. Loro stanno andando via, ragazzi, No, loro si stanno mettendo in posizione difensiva. Vai dritto te. Così non abbiamo tiro. No, così, dall'altro lato. No, gli passo davanti, non posso passargli dietro. Prendiamo un po' di cannonate. Sei sicuro? Per forza. Allora vai al lato sinistro. Cazzo, ci hanno preso l'albero. Fuoco al lato sinistro. Uno è morto, l'ho ammazzato. Vai, grande. Forse ho pigliato anch'io l'ancora. Ragazzi, sto salendo sulla loro nave, Gli avete inabilitato l'ancora. Bella, vedi. Però sono troppo... Okay. Ho ammazzato uno. Ho ammazzato due. Max, stecche di legno, sì. Tu a riparare. Che tipo? Se avete bisogno ditemelo, sennò io gestisco la nave intanto. Sì, vai tranquillo. Giù è tutto a posto. Allora a posto, dai. E infatti, ma per quello non sono andato su perché era tutto a posto. Come va Raff lì? Ho ammazzato due persone. Niente, adesso mi hanno crivellato. Però minchia, me ne sono portato un bel po' con me. Grande. Lontano, dovevamo tirare l'ancora. Dovevamo coordinarci meglio. Io non so perché sono nudo e pelato. Il gioco non ha caricato la mia skin. Va benissimo così. Si stanno sparando, ragazzi. Qualcuno si è sparato, attento. No, ragazzi, non sparate. State usando munizioni per sparare all'acqua. Vedi che non ci prendono. Non sparate. Okay. Qualcuno si è sparato, ragazzi. Io vi ho avvisati. Qualcuno è salito, è qui. È salito, te l'ho detto. L'ho preso. È solo di qua. Cazzo, quello di tu. È quello là che ho ammazzato io sono sull'isola. Sono fuori bordo giocare. Mi ha ammazzato. Fuori bordo, ci stanno sparando. Ci stanno sparando. Mi ha ammazzato. Okay, ammazzato. L'avete ammazzato? Ottimo, riparate giù, ragazzi. Sì, sì. Abbiamo sicuramente dei buchi. Fuori bordo io, raga. Raffa, devi tornare un attimo perché sono. Sono morto io. Io sono morto sulla nave. Ah, ok. Sono morto sulla nostra nave. Dove era cazzo? Sono io che sto sparando col cannone. Io se sono sulla barca. E comunque è il solito leggendario, quello che ha ammazzato sull'isola. È tornato e ha finito il lavoro. Sparami Max. Cioè sparami Paolo. Raffa, pensavo fossi. Sto mangiando. Tranquillo. Going to search this chest. Se meglio se mi faccio ammazzare. Sto giocando di merda.
cosa? Stiamo giocando di merda questa, non riusciamo a farli fuori. No, perché sta male, cioè, non è che sono tutti forti uguali più che altro. Eh no, beh certo. Non considerare anche questo. Ma hanno ammazzato di nuovo, porca due. Ma questi sono no, più forti. Aspetta, vuoi che ci nascondiamo qua? Ragazzi, allora sono scesi sull'isola e stanno cercando di prendere la roba, quindi occhio. I have one, we need a four. Vabbè, ma il problema è che o noi ci fermiamo in posizione dove possiamo sparargli e uno sale, ma se no così uno spara e poi l'altro sale e ci fanno fuori. Stanno ancora sparando, guarda. Mi aprite le vele? Ma no, non sparare, non serve a nulla sparare adesso. No ragazzi, dobbiamo sparargli solo quando siamo sicuri. Angolatemi le vele, gli vado davanti, speriamo di... Ok. Lo sparo di Paolo era perfetto, era così perfetto che mi hanno visto arrivare. T'ho detto tutto. C'è qualcuno all'ancora? C'è qualcuno all'ancora? Ci sono io. Sì, 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 vai tranquillo. Perché dobbiamo gettare l'ancora? Perché gliela gettiamo dove loro sono più vulnerabili. Cioè di punta, e gli spariamo con i cannoni. Ma loro si girano. Fa lo stesso. Via. Vai. Ancora. Ora che si girano ne hanno già prese troppe. Occhio alle scalette. Sì, vado giù a rifornirmi. Puntate alti, cerchiamo di fargli fuori i cannoni. Sto cercando di fargli fuori l'albero. Anche. Sarebbe ottimo. Io sto giù a riparare, ragazzi. Ok. Grazie. E le stiamo prendendo. No ragazzi, dobbiamo muoverci. È stata una scelta infelice. Infelice moltissimo. No, non pensavo. Sto prendendo l'albero. Ho fatto l'albero. Ho fatto io l'albero. Che è disalberata. Io non riesco a capire dove è il buco, ragazzi. C'è un buco che fa entrare acqua, ma non so dove. Ok. Raga, dobbiamo andare via però da qua adesso, sennò arriva. Attenzione, attenzione. E attenzione, non guarda le scalette prima, no? Sì, non sto aiutando giù a togliere l'acqua. Comincia a... Ma che ero l'albero? L'albero li sto prendendo, a raffica. Vai. Adesso, mentre Orca li tiene giù... Non ho più angolo. Sì, perché si sono mossi nel frattempo. Comunque, sì, Timastiv, se vai sul mio canale, sia quello YouTube, sia quello qui su Twitch, trovi tutti i giochi che sto giocando in questo momento. Tra l'altro, ho comprato di recentissimo Overwatch, quindi... Presto anche quello si streamerà. Martellate il ponte. Sto facendo. Sono alla nostra mercé. Perché vedi che non sparano più. Io mi sparo, ragazzi. Vai. Uno è sopra, mi sa, eh. No, che cazzo dici? Sì. Ho ucciso uno. Io guarda che sento delle sparate. Sono affondati. Sento delle spadate. Ottimo lavoro, ragazzi. Acqua, ragazzi. Arrivo. Oh no, shit. Ottimo, ragazzi. Si è chiaraffica, raga. Ottimo. Sto andando a tappare. Okay. Sono pochi buchi. Ottimo lavoro, ragazzi. Attenzione. Giù. Dai, raga. Tira su, ragazzo, d'acqua. Ok. E qui non possiamo affondare, ho tappato già tre buchi. E il tuo gioco principale, Overwatch? Beh, io l'ho comprato di recente. C'era tutto? No, non c'era nulla. L'ho comprato forse proprio ieri, Timastiv. Sì, proprio ieri l'ho comprato. E ci ho fatto già qualche partita oggi, okay. Dai, non male, bello, mi piace. Tappate tutto, ragazzi, anche quello di sopra. Sì, adesso me ne occupo subito. Raga, okay, guardiamo le mappe, andiamo a pigliare. Andiamo a Twin Groves, ragazzi. No, a Twin Groves dobbiamo andare. Dov'è?
dove devo sapere dov'è? Dico subito. Vai a nord-est. Nord-est, Galad, quella più vicino a dove sono affondati i tipi. Per ma c'è anche un'altra nave, ragazzi. Quella là, Galad. C'è anche un'altra nave davanti a noi. Cosa Paolo? No, ragazzi, io non so, prenderti sotto, non so dove sono questa qui a destra, nord-est, non avete detto? Ok, sì, sì, prendi tutta a destra. Però occhio che stai. Ragazzi, ci sta incrociando un'altra nave. Anche lì, Cannoni di sinistra, cannoni di sinistra. Perché abbiamo... Raga, ma ce l'hanno tutti con noi? Ma che è oggi? Perché siamo qui. Allora. Ma possiamo andare anche munizione. Da un'altra parte, possiamo andare anche da un'altra parte, però. Raga, non abbiamo più palle di cannone. Sì, abbiamo finito le palle di cannone, ragazzi, esatto. Ve lo confermo. Ottimo. Andate a andiamo a Twin Waters, ragazzi. Fai evitare gli scontri su Arena. Dimmi a Hag, dice. Twin Gross. Questo è Twin Gross, ragazzi. Allora, no, raga, tutte le vere giù. No, infatti non possiamo fermarci. Non possiamo fermarci. Cosa vuol dire? Ha detto dammi un abbraccio. Un abbraccio. Ah, ok. E abbiamo il galeone anche davanti, raga. L'altro galeone. Sì. E che cazzo volete fare? E andiamo giù qua forte. Vado giù io qua, dai, raga. Vai tu. Un po', dai. Paolo. Cos'è questa? Twin Gross? Twin Gross, ho toccato, sì. Chiedo scusa. Ah, cazzo. Questo è grave. Questa non ci voleva. Sei tu, Max? Vai, che cazzo devo fare? Sì, ovvio. Raga, ci sono un sacco di forzieri qua, raga, un sacco di forzieri ci sono. Purtroppo ci sono anche. Ci sono anche un sacco di navi, e questo è il problema. Trovare il modo di portarli in nave. Ma Paolo, io vado a rubare un po' di palle di cannone ai tizi dietro di noi. No, raga, dovete venire qua, veloce. Ci stanno affiancando, niente da fare, ci stanno affiancando. E non abbiamo munizioni. Anzi, siamo portati dei loro cannoni. Loro. Ho ammazzato un tizio. Ma dove vai, Orca? Questa è la nave avversaria, Orca. Ma che cazzo fai? Ah, scusa. Certo. Ah, che cazzo state andando? Io sono giù. Orca stava salendo sulla nave, non era la sua. Dai, cazzo, Orca. Vieni, Raffa, guarda qua quanti ce ne sono. Dove? Tutti impicciati, guarda qua, Raffa. Qui, Raffa, guarda. Sì, l'ho visti. C'erano anche uno in mano. Battire e controllo sono quasi scariche, perfetto, momento migliore. Paolo, tira tutto a destra. Affiancati un attimo, Paolo, affiancati, stiamo arrivando. Sì. Ma secondo me... Via le vele. Ah no. Ce l'abbiamo dietro. Che cazzo. Tutte le vele. No, una sola, l'altra è affondata. Mi stanno prendendo la canonata. Gira tutto a sinistra. Ma chi è che mi sta sparando? Un tipo sulla spiaggia. Sali, Raff, ti vedo. No, m'ha ammazzato. Ammazza il tizio. Ho lasciato il forziere in acqua. Ma aveva il fucile. È lo squalo che t'ha ammazzato. No, m'ha ammazzato il tizio. Io sono ancora qua, raga. Ho il forziere, ma state andando via. Gira Max, torna. Ragazzi, okay, io sto riparando, raga, non avete neanche idea qua sotto. Qua ce n'è un altro, appena... Non fa niente. Vado giù a prenderlo, dai. Restate... Ragazzi, siete incagliati, dovete andare a sinistra. Ma che cazzo c'è sulla roba? Non c'è più nessuno. Ci stanno sparando con delle cannonate. Io sto portando su... Ho un tesoro, l'ho portato su. Max, tu stai riparando? Però siamo incagliati. Ovvio. Ok, ottimo. Io sto guidando la nave, dai. Attento che siamo ce li abbiamo dietro. Dovete andare via subito. Andiamo all'avamposto qua davanti, cioè che cazzo stiamo. Vado giù a togliere acqua. Non c'è niente giù, tranquillo. Non c'è niente giù. Adesso sì. Cioè adesso. Via, sì. Giocane, via, porco di Giglia. Stanno bersagliando questo. Moltissima. Sono gli ultimi rimasti questi qua. Sì, sì. Siamo soltanto noi e questa nave. Hanno rinunciato tutti, abbiamo battuto tutti, ragazzi. Ripara tu. Quante cose avete portato a bordo? Due? Due. Tre, sì, tre ne abbiamo. Tre. Ottimo, allora, abbiamo la vittoria in tasca. Devi solo sfilare accanto al coso. Okay. Nessuno sta guidando la nave, ragazzi. Io. Paolo, vai. Vado io a guidarla. Dov'è il coso? Scendiamo, ragazzi. Scendete, ora. Via, sono sceso. Vi
via. Livello 400 e il ranked sono platino. Minchia, ma sei fortissimo, Tima Steve. Ma io la farei qualche partita con te. Però se non fosse che forse su... Se giochi da, da Xbox, mi sembra che con Overwatch non c'è il... No. Sì, sì. Sì. Ce l'ho dietro. Mi sembra che con Overwatch non c'è... Con Overwatch cioè, non c'è cosplay. Usate i cannoni a... Dov'è il tipo adesso? Destra o sinistra? Okay, sulla punta. Stanza del capitano. Okay. Loro stanno inseguendo me. No, stanno inseguendo noi, ce ragazzi. Qua, loro. Ce li ho qua. Siete qua? Cazzo. Mi sto sparando a figli di puttana. Sì, sì, a te ti mi hanno ammazzato, era di sotto. Ma ha appena ammazzato il tizio in verde. Era bellissima, era. T'hanno ammazzato? Sono ancorati. Sì, sì, si sono ancorati, gli stupidi. Gli ho tirato un paio di cannonate, però me ne hanno tirato una in bocca. Vabbè, noi abbiamo venduto tutto, no? Cioè, spero. Ottimo. Abbiamo qua ancora 4 minuti anche, di gioco. Anche quel cazzo di squala rompere i coglioni, Dio buono. Sì, gli squali sono di una voracità in una rete. Come ti dicevo, Tima Steve, purtroppo non c'è il crossplay. Purtroppo, sarebbe stato bello. Figa m'ha fatto, cazzo, bastardi, in due. Oh, dai, andiamo alla prossima isola, ragazzi. Questi ci vogliono affondare per toglierci tutti i punti, eh? Io vi ricordo sommessamente che non abbiamo più palle di cannone. Cazzo. Abbiamo solo 10 palle di cannone. Raga, 5 minuti, tecnicamente si può fare, tecnicamente. Possiamo anche menarli a spasso per 4 minuti, 4 minuti abbiamo. Tecnicamente possiamo anche lasciarci inseguire per 4 minuti esatto. E basta. Devo rispondere al telefono, ragazzi. Beh, questo è grave. È molto grave. Orca? Ci sono. Tu dove sei? Ah, ma hanno venduto, ragazzi, stanno la vendendo nave, loro. Ragazzi, non possiamo fare nulla, non abbiamo... una cosa offensiva che sia una. Gira ancora che provo io a lanciarmi di là. Questo stavo provando, io volevo provare quello, volevo provare a lanciarmi. Ma ormai è troppo tardi. No, loro vedo che sparano le palle, quindi ce la potete anche fare. Anche per rompere i coglioni. Sì, anche solo per rompere i coglioni. Allora, dove sei, Orca? Vieni qua, mi butto qui. Vai. Ti sparo io. Qui in alto, molto in alto mi devi sparare. Vai. Veloce, che mi si sta chiudendo l'angolo di tiro. Com'era il tiro? Buono, sto andando a nuoto. Anch'io ci sono a nuoto. Adesso vi raggiungo anch'io, metto la barca dritta e... Oh, attento! Capo, figlio di puttana. Dov'è? Dov'è che è? Mi è passato sotto ad una velocità inaudita. Eccolo. Ha ammazzato lo squalo, non ho parole. Fatto. Ottimo, però mi ha ammazzato lo squalo, attento, ci sono, è pieno di squali. Cazzo, due squali contro... Puttana, mica, questi qua mi fanno, non ce la faccio ad arrivare. Ma sti cazzo di squali sono lì che non fanno altro da mattina alla sera, cioè... Uno si è sparato, io sono qua all'avamposto, provo a andare sopra. C'è qualcuno? All'avamposto sopra? No, aspetta che provo a cannonarli se c'ho le robe. Allora, se non hanno più nulla da vendere. Come c'è un'altra nave? È impossibile. No, non dire stronzate. Sono loro che stanno sparando. Sono loro, sì, si sono rimessi in moto loro. Vogliono venire ad affondare. E io vado, prendo le distanze. Si sono schiantati, coglioni, guardali. Io mi sparo da loro, ragazzi, se riesco. Sto portando vabbè, niente. Paolo, ti stavo girando la nave. E niente. Ciao Paolo. Vabbè, sì, ti sei messo tu, io mi sono buttato. Ci arrivo. Max, sei pronto per sparare? Dimmi di sì, cazzo. Andiamo soli, ma c'è Max al telefono. No, si stava muovendo, no? Sì, ma è al telefono. Ok. Non so se ti sente. Basta che è pronto a sparare per me. Niente, basta che sono andati a fanculo. Diglielo con il comando, mettere gli uomini ai cannoni. E meno c'ho più palle. No, ma nemmeno io, non nemmeno. Signori, è stato un onore vincere con voi la quinta partita ad Arena. La sesta partita. Ah no, la quinta, che cazzo stai di? Sì, niente, sono ubriaco. È stato un vero onore navigare con voi, ragazzi. Ci stanno sparando. E allontanati.
Ma perché siete venuti qua in faccia a loro? Me lo spiegate? È tanto ormai. Giù non ci abbiamo manco un buco. Anzi, forse uno sì. Cerchiamo di non affondare invece. Dio, che pelo. No ragazzi, non ci facciamo prendere così tanto, ci raggiungono a punteggi. Sono in acqua. Ovviamente non c'è la sirena. Ci hanno piantato l'ancora? Dai che veniamo affondati in un minuto. A posto. No, abbiamo vinto. Vinto. Sì. Ah, vai. Sì. Infatti è arrivato il tizio che mi sta attaccando. Oh, ma questo città non mi può attaccare mentre stiamo nella schermata finale. Ragazzi, no, questo città. Ragazzi, questo città. Segnalalo, come si chiama? Come si chiama? È Lucky Rover, mi sembra che si chiamava. No, Lucky Rover è la squadra. Ah, giusto, minchia. Cazzo, non me lo ricordo. Tima Steve, se stavi guardando questa live, se stai guardando in questo momento, hai visto per caso il tizio come si chiamava? Lo riportiamo subito, perché città, non è possibile. Anche perché l'ho visto arrivare a velocità Mark 2. Incredibile. Da sott'acqua, che è una cosa a siluro, non è impossibile questa cosa qua. Prima. Bella comunque, raga, altra vittoria. Altra vittoria portata a casa, alla grande. Sì, non brillante, però anche le vittorie sporche vanno benissimo. Sì. Vabbè, questa ce la siamo presa anche molto grazie al fatto che gli altri hanno... Sì. No, ma gli altri hanno rinunciato, li abbiamo annichiliti. Sì, sì. Oh, ci siamo scontrati forse con tutte le navi presenti nel gioco. Forse con tutte. Insomma, è stata una bella battaglia. Ve l'ho detto, c'era da menare le mani. Io vorrei andare a vedere che cazzo c'è, ma c'ho lo schermo nero. Sì, vabbè, anche io, perché quando finisce la partita c'è un bel po' di schermo nero. Un bel po', è per usare un gentile eufemismo. Sì. Paraparapam. Eccoci qua. Adesso posto. 4800, allora sì, confermo. Signori, guardate, avete perso. Signori. No, guarda, soprattutto tu, Cybertron, che eri un bambino tedesco. Ho sentito dalla voce che eri un bambino tedesco, guarda. No, se n'è andato. Infatti se n'è andato, bravo, un boccio. Ah, ecco, Desornas, era questo, il re dei troni. Boh, ci penso io, dimmi come si chiama. E qui recenti. The Sornas, THE Sornas. Eccolo qua, The Sornas. Segnala. Comunque sotto ci sono tutti i punteggi. Se uccidi uno sono 5 punti. Se fai danni permanenti 25. No, se colpisci la nave sono 25. Se vendi, se trovi il forziere 100, se vendi 1000, se affondi meno 1000. Cioè, ti dico solo che il tuo amico The Sornas come immagine ha praticamente Gesù Cristo dietro una scritta che non riesco a leggere, ma è Gesù Cristo quello, e non sto scherzando. Oh. Va bene, quindi nulla ragazzi, questa era l'ultima, vero? Sì, direi di sì. Perfetto, è una bella strike di vittoria abbiamo fatto, io direi che possiamo ritenerci più che contenti. Non ho visto quanto sono salito. È stato un bel pomeriggio. Ah, sono livello 12, buono. C'è anche le sedi qua da comprare roba, ragazzi. Ah no, è sempre quella stessa roba del tizio. È sempre la stessa roba di De Marco. Uccidi 5 giocatori con la pistola nell'arena. No, se fai affondare. Se fai affondare Tima Steve non ti dà punti. Ti dà punti solo per ogni cannonata che riesce a far arrivare alla nave avversaria. Uccidi 5 giocatori con un moschetto. Ciao. Uccidi 5 giocatori con l'archibugio. 1, che scarso. Uccidi 5 giocatori con i cannoni, 0, benissimo. I punti li perdi nel caso tu affondi, che sono 1000, e però se affondi non ti danno nulla, insomma. Boh, io lascio la partita. Classificati fra i primi. Ah, c'è anche la roba, 10 sfide dell'arena nei primi 3. Poi c'è anche quella dei primi.
Allora, gli abbiamo spaccato il culo? Gli abbiamo spaccato il culissimo. Gli abbiamo veramente spaccato il culissimo. A stelle e strisce della sì, sì. Boh, io credo che chiuderò la live in questo momento. Quindi nulla, ringrazio tutti quelli che hanno guardato, ringrazio i nuovi iscritti, anzi il nuovo iscritto Timastive, è stato un vero onore, ci vediamo online su Sea of Thieves o in altri giochi se riusciremo. E quindi nulla, io saluto tutti voi, è stato un piacere ragazzi, veramente. Grazie, abbiamo regnato i settimanali, è stato veramente bello. E vi rimando alla prossima volta, che boh, non lo so, magari domani sera. Quindi sì, poi ci sì, io ci sono domani, sì. Perfetto. Allora, sì, domani sera. Sì, ho un po' più di problemi, però dai, al massimo un altro pomeriggio, non so, vediamo. Va bene, Orca. Va bene. Quindi niente. Grazie. Io vi saluto e ciao a tutti. No, ciao. Io direi che stacco anch'io. Cioè, veramente io sì,